Bellissimi. Sono quasi in sync, si può dire, quindi. Allora, cambiamo. Perso il tasto della scena, via. Lo abbiamo. Bonsoir. Aspetta che faccio ripartire a un volume smoderato la musica di sottofondo, di sottofondo. Spero che mi sentiate bene. Ci dovrebbe... Quanti errori, ma quanti errori! Non è così. Un po' pocciato, Cosa ci posso fare? Mi sono anche dimenticato di centrare la camera, ma meglio, così si vede un po' meglio. Sempre buio, per qualche strano motivo, ma secondo me è perché metto la luce. Sbaglio a mettere la luce dietro, però da quel tocco di... Ciao Muzio, ciao a tutti quelli che sono collegati, che tu scrivi, non so se c'è altra gente. In ogni caso, ben arrivati. Sono partite stasera, no? Forse c'è già stata partita di calcio. Io non seguo il calcio, quindi no, sono totalmente disinteressato. Il massimo che guarderei martedì è appunto Temptation Island, ma lo vedi in replica, così mi faccio grasse risate sulla demenza di un po' di gente. Il gatto che dorme dentro un cartone, quindi spero che non si svegli. Al momento dovrei averlo abbastanza... Ciao Giottogeno, dovrei averlo abbastanza stancato perché è arrivato un pacco Amazon e quindi l'ho fatto giocare finché non si è finito. Quando arriva il pacco Amazon inizia ad annusare finché non ha la possibilità di entrarci dentro, di saltarci dentro, non è contento. Quindi... Ciao Jax, un saluto da Barry. A tutti, e dunque, che dire? Allora, in realtà adesso stavo pensando di andare in sezione news, ma non capisco perché è la prima volta questa chat non funziona mai, perché non vedo, non è che per caso, adesso mi viene il dubbio, che ho sbagliato io a... Aspetta, che vediamo. No. Non si direbbe che abbia sbagliato io, quindi però... Tu leggi Discord, ti ho mandato un messaggio in privato a Discord, quello di Delphi Club. Questa sera un saluto da Ottaviano. Non lo leggo, ma almeno se non è una cosa personale, ci vado in realtà abbastanza poco ultimamente, anche perché non vedo spesso. Beh, l'ho lanciato, ci sono gli update, quindi devi sempre installare gli aggiornamenti, quindi andrò a leggere. Ogni tanto metto qualche link alla live, ma lo faccio una volta ogni, sia perché, diciamo, non mi piace spammare fuori dai canali, come dire, abitudinari, ma non so se questo... Ah, ok, adesso l'ho visto, quindi adesso faccio accetta, poi leggo dopo il... quanta roba ne ho letta, qui è un po' che non ci vado. Bell'avatar, tra l'altro. Mi dico avatar di Gandalf. Dritte... Ma sì, direi che si può fare. Beh, prova a scrivermi. Adesso dovrebbe darti. Vabbè, potevi scrivere forse anche prima. Comunque adesso leggo perché c'è l'accettazione. Sì, sono giornate un po' concitate. Adesso non so più come chiuderlo. Adesso ci provo. Voilà, ce l'ho fatta. Comunque sì, ho visto. Dopo vado a leggere. Perché c'è un po' di roba da preparare, visto che ho il webinar su FerrDB, poi ho la... Vabbè, adesso facciamo vedere la grafica, così mi hanno girato proprio un'oretta fa. Non lo trovo, dov'è? Qua. Adesso me lo apro tutto schermo, se ce la faccio.
Va che bellino, adesso mi sono spostato un po' il... Va che bellina questa grafica. Non sembro neanche io perché è una foto manipolata con l'intelligenza artificiale che mi lascia le rughe, le cose sul collo, però mi... Però, più la guardo più sembro un po' triste, sembro avere un po'... non so, ho lo sguardo malinconico, però... Non è che sia così facile migliorarmi, per cui ho visto di peggio, tipo ho visto oggi Facebook mi ha ricordato un ricordo, c'era uno spezzone di una live dove c'era il gatto che dormiva qui dietro sul divano e avevo un faccione così, quindi almeno lì abbiamo migliorato. Per cui parrebbe essere confermata, visto che mi ha girato la grafica e la posso anche un po' spammare, la sessione su Delphi, su Pascal, quindi app mobile cross platform, per cui si sa da preparare un po' qualcosa. Il 12 ottobre è molto vicino, col tempo che ho a disposizione, però cercherò un attimo di fare il possibile. E quindi per chi è nelle vicinanze, qui ce ne sono pochi che sono, adesso stanno mettendo giù il programma definitivo e quant'altro. Ci stanno ancora lavorando. Sparite le foto? O forse non me le fa vedere a me? No, stava ancora lavorando. Quindi qui ci sono io e qui c'è anche il mitico Flavio che anche lui porta qualcosa su Delphi MVC, PyTest, Better API, praticamente l'API testing con Locust con PyTest e c'è un framework in Delphi, quindi incredibilmente nel paese di Google e di Flutter, due talk su Delphi, ma cercherò di fare un po' il buon partecipante, quindi sono fondamentalmente concorrenti quasi, anche se poi alla fine no, Flavio verrà da giù, dal profondo sud e quindi si farà un giro. Sono neanche riuscito a suggerire degli alberghi, sono stato veramente pessimo perché non conosco poi in zona, non conosco dei posti dove potrebbe stare, fossi io prenderei il primo che capita, però non sono un bravo oste come si vuol dire, però vabbè, non penso sarà il problema. Per cui vedremo un po', vedo se riuscirò a fare qualcosa, una live, una diretta, anche se in realtà... Non so, mi piacerebbe prendere qualche aggeggino per poter fare, come dire, una diretta fatta bene, però bisogna avere anche un telefono decente, quindi io non sono un gran streamer purtroppo e quindi... Ah, sto guardando che abbiamo il follow di Lana Lux, quella che ho visto adesso, che è sullo schermo, la ragazza che abbiamo raidato la settimana scorsa in inglese, che è venuta a mettere... Cioè, ci tengo molto al mio canale, vedo proprio, mi tengo proprio aggiornato. Pure strano perché non avevo visto nuovi follower nel numero, quindi o le è arrivate, qualcuno se n'è andato, che potrebbe anche essere, che succede abbastanza spesso, quindi. Oppure non sono stato giorno 371, dopo non mi ricordo il conteggio, aiuto. Però probabilmente boh, è passata dashboard autore, fammi vedere. Sei in live? Lo so, sono io che sono in live, quindi coinvolgi la community con la chat condivisa. Ok. Ah, si può fare una chat con un altro con cui sei in streaming. Oh, bella bella questa cosa. Questa è una roba interesting. Ah sì, 6 giorni fa, quindi esattamente il giorno dopo. Buono a sapersi, quindi non... Qui qualcuno sarà scappato, qualcuno sarà tornato, vabbè. Ci sta da questo punto di vista. Ok, quindi qui chiudo che poi mi tiene la banda. Per cui altre notizie particolari non ce ne sono, salvo che LSP fa un po' tribolare. Ho avuto occasione di scrivere la settimana scorsa un po' di codice in Delphi. L'ultima versione
Ci sono volte in cui si intoppa e adesso non ho capito se c'è qualcosa che sfugge a me, però mi sembra un pochino appena peggiorato rispetto alla versione precedente. È che è molto difficile capire, parlo poi dello strumento che Delphi usa per completamente il codice sorgente, che è ormai una sigla che gira più spesso per cose negative che non sarà una strada lunga quella di sistemare quel motore lì, secondo me. E quindi non è facile diagnosticare cos'è che non va, ma a volte mi trovo a scrivere del codice, metto un punto e, come dire, non mi propone nulla. Poi se vado a capo e lo faccio, funziona. Quindi non mi è chiaro se c'è qualche intoppo, qualche problema, però non è che ci siano dei casi molto riproducibili, nel senso che mentre tu scrivi ti accorgi che in quel momento non ha fatto quello che avrebbe dovuto, però non, vabbè, uscirà quanto prima una patch, presumo, per le cose più urgenti segnalate su questa release, che giustamente è una release di quality, hanno fissato diversi bug, ma probabilmente ce ne sono. C'è qualche regressioncina, qualcosa da vedere, per il resto niente di bloccante. Quindi, a tal proposito, guarda, proprio perché non mi voglio perdere troppo in chiacchiere, adesso vado a pescare la scenetta giusta per mettere coding, che poi alla fine deve finire sul. Ok, devo farlo a mano, giustamente, c'ha ragione. Ok, qui c'è il tema, l'argomento della serata, che sarebbe provare, perché mi perdo spesso in chiacchiere, poi vabbè, le altre volte effettivamente c'erano diverse news da vedere sulle varie conferenze, al momento non ci sono novità, per cui non sto a tediare più di tanto ancora su questo tema, perché non ne abbiamo già parlato, poi appena ci saranno novità chiaramente ne torniamo a discutere. Altre cose non sono uscite, salvo che Telegram ha calato i pantaloni, mi sembra di aver letto da qualche parte, e quindi l'hanno convinto al posto della libertà. Non mi sono informato, quindi devo un attimo andare a leggere le notizie tecnologiche. A volte leggo un po' le news che passano, ma quando sono un po' impegnato a volte mi isolo pure un po' troppo, e quindi non sto aggiornato su quello che succede. Ma parliamo di sviluppo. No, l'idea di stasera era provare un po' queste web stencil, che ne abbiamo parlato l'altra volta, però era, diciamo, una cosa un po' grandicella da andare a trattare tutta così, quindi in scioltezza, in poche parole, in separata sede, quindi conveniva dargli un'occhiata approfondita, anche perché ero un attimo curioso di capire cosa è stato fatto e come si può utilizzare, a prescindere anche dall'aspetto web, a prescindere da tante cose. Quindi, volendo provare un attimo, quale cosa è migliore, provarlo assieme a tutti quanti. Quindi anch'io, al netto di quello che ho visto nella presentazione, al netto di quanto ne posso sapere su engine di generazione di pagine, questo lo vedo praticamente per la prima volta. Ho visto un po' la sintassi, però non essendo, scimmiottando cose che sono già standard, diffusi, ma non proprio allo stesso modo, volevo un attimo capire qual era a tutti gli effetti il principio di funzionamento e come funziona. Quindi andare proprio per gradi e vedere tutta questa parte. Quindi questo web stencil, che è stato proprio introdotto in questa versione, dice un server side script based integration and processing of HTML files often called template engine. Quindi è un template engine, vuol dire è un motore per template, ovvero per generare delle pagine web. Quello che normalmente si fa è creare un template. Le pagine web normalmente sono generate dinamicamente, cioè se ho una serie di clienti e voglio farli vedere in una tabella perché devo fare un report in HTML, io quello che vado a fare è passare i dati a una sorta di motore assieme a una vista, cioè gli do la cosa che serve, che indica qual è la pagina che voglio ottenere, quindi appunto il template, attraverso delle
parole chiave, una sintassi, questo template viene elaborato e io ho la possibilità con una sintassi di ripetere ad esempio le righe della tabella tante volte quanti sono i clienti che gli passo. Quindi da un lato ho il modello, dall'altra parte ho il modello proprio di HTML e viene prodotta la pagina finale. Questo è un po' il funzionamento del... Quindi questa è una tecnologia che si può usare per questi scopi in web broker, in RAD server. Quindi già il fatto che si possa utilizzare da diversi punti di vista, già da due librerie diverse per lo sviluppo web, vuol dire che non è strettamente legata allo sviluppo web. Quindi anche DataSnap, ma anche in applicazioni non web, perché come c'è scritto qua giustamente, se io ho bisogno di produrre un HTML, a me è capitato spesso ad esempio per fare delle email, io ho bisogno di fare un'email, la voglio fare in formato HTML, mi faccio una risorsa magari in un DB, vado a mettere una stringa che è il mio template, o magari per cliente per cliente il suo template personalizzato, da database lo carico, e quella stringa ovviamente è la pagina dove tutto quello che sono i dati dinamici che devono cambiare sono identificati con dei segnaposto che possono fare riferimento a, che ne so, variabili, possono fare riferimento a delle liste di oggetti che vengono ripetuti e messi dentro un HTML, quindi cose di vario tipo. Alla fine quello che ottengo è sempre HTML, ma in realtà poi qui dice JSON, YAML, quindi in realtà è una sintassi abbastanza standard che potenzialmente è un generatore di testo, quindi l'utilizzo con HTML è quello che si fa più frequentemente, ma non è detto che siamo obbligati necessariamente a usarlo per fare HTML, cioè c'è un testo, c'è una sintassi, nel momento in cui noi utilizziamo quelle macro per tramite dati generare del testo possiamo generarlo di qualunque tipo, quindi anche di CSV qui dice comma delimited or any other file dove hai bisogno di fare il merge di dati specifici, quindi appunto è la questione del template di testo con i dati che fanno da motore, la sintassi che dice dove vanno messi, come vanno messi, con che formattazione. Application code può essere scritto in Delphi o C++, quindi l'obiettivo principale di Web Stencil è estendere le tecnologie. Come stencil è un extensile, vabbè, questa è web in RAD Studio, web broker, data snap, RAD server, fornendo quindi questa funzionalità di server side scripting e trasformando RAD server, ma non necessariamente solo RAD server, da web service a un website, un web service tool, quindi un vero generatore di applicazioni web, se parliamo del web. Quindi abbiamo la possibilità di creare pagine HTML, quei tool standard, usare qualunque tipo di CSS, qualunque tipo di JavaScript, pur con l'abilità di passare dei dati e generare delle pagine dall'applicazione, come mettere ad esempio i risultati di un database o di una query. Ma infatti io per iniziare lo userei, come dire, separatamente, non andrei a prenderlo legato al web, anche perché dopo il passo è breve, cioè chiaramente usato nell'altro contesto sarebbe abbastanza facile da intuire come ovviamente potrebbe essere impiegato. Qui dice, in altre parole, il goal è fare quei siti, sì, navigation interactive, cioè non single page application, perché sono un'altra cosa, però quei siti dove prevalentemente navighi, ovvero gestionali, ecco, da questo punto di vista. Qualcuno, mi sembra forse nel webinar di BitTime, dove si diceva, cioè clicchi, vai su diverse pagine, vedi diverse cose, però questo non toglie il fatto che possano essere interattivi, perché la questione è che l'interattività necessariamente non implica che noi facciamo una single page application. L'interattività può essere semplicemente che noi abbiamo delle pagine fondamentalmente statiche generate server side, però ecco, nel momento in cui magari io devo inserire qualcosa, creo una dialog, faccio un click, mando i dati al server, riaggiorno la griglia senza riaggiornare la pagina, cioè posso aggiungere quelle piccole cosine che possono rendere il sito interattivo senza necessariamente incapsulare tutto. Il gatto che ronfa con la testa incastonata nel pacco si sente russare da qui. Già è molto che non si sveglia e non gratta
il cartone, ma vabbè. Quindi Good Foundation for qui c'è il discorso di HTMX, che è un altro standard su cui potremmo perderci un po' di tempo, non so se stasera, ma probabilmente in un altro momento. Quindi le due tecnologie vanno abbastanza assieme. Questi di HTMX ritweetano spesso, ad esempio su Twitter, su X, scusate, i tweet, i post, come si chiamano adesso, mi sembra, di Embarcadero, comunque su Delphi, perché c'è comunque un'integrazione abbastanza stretta. Poi su YouTube sono andato a ripescare sul mio canale il video di quello su Alpine, ecco, anche su quello ci sono molte similitudini. Cioè, usare JavaScript non deve essere obbligatoriamente un dramma, può essere una cosa anche un po' più facilitata usando certe librerie che ci danno un po' la possibilità di lavorare un po' meglio, di fare, come dire, di aggiungere quelle piccole funzionalità. Pensiamo ad esempio, ad oggi sembra che fare delle applicazioni web non single page application, quindi con Angular, con React, sembra di, non so voi cosa ne pensate, però sembra sempre di fare un'applicazione vecchia o comunque sia un'imprecazione. Ecco, secondo me non sono tipi di applicazioni per tutti gli utilizzi, perché molto spesso si dice ok, ma così non riesci a scalare perché puoi avere migliaia di utenti, milioni di utenti. Ecco, io so che Amazon ad esempio ha milioni di utenti, però prevalentemente quando voi cliccate su qualunque cosa troviate su Amazon, la pagina viene ricaricata in toto, non ci sono delle grosse, e non mi pare che al momento siano in difficoltà o siano una società che non macina soldi. Sono un po' più in difficoltà quelli che in ufficio dovranno tornare da remoto smart a lavorare in ufficio. Secondo me è una mossa per licenziare gente o per farla dimettere, quindi sono convinto quasi di questo. E i corrieri che fanno pipì dentro le bottiglie di plastica, però ecco, dal punto di vista degli introiti mi sembra che siano messi abbastanza bene da questo punto di vista. E Amazon a tutti gli effetti è un'applicazione server side, quindi non è un'applicazione, cioè quando cliccate la pagina cambia. Ecco, magari quando andate nella sezione sotto delle recensioni vedete quelle più rilevanti, se cliccate cambiate un filtro. Non vi fa spostare, siccome sono relativi allo stesso prodotto, non vi ricarica l'intera pagina del prodotto, ma vi ricarica giusto giusto quel pezzettino lì. Ecco, questo è un esempio di sito navigazionale dove tu navighi e in certi casi ha un po' di interattività perché diventerebbe troppo tedioso, ma sul resto è anche perfettamente accettabile, perfettamente utilizzabile. Quindi questo è il tipo di siti a questo momento che si sta pensando. Quindi Delphi Web Technology can offer page generation RSP APIs, very high quality level, perfetto. Quindi qui c'è un'introduzione quindi da page producer a web stencil processor. Il page producer è un componente veramente vecchissimo, perché penso che sia arrivato ancora prima di Delphi 7, quindi prima del 2000, secondo me è un sacco di... Secondo me più o meno il time frame è quello lì, Delphi 6, Delphi 7, più o meno da quella parte lì, se non anche prima. Dovrei andare a verificare, magari poi qualcuno in chat lo sa, dove fondamentalmente nasce con la tecnologia web broker. Cioè web broker è praticamente il server Delphi 4 addirittura, chiaro, è veramente avanti coi tempi, perché web broker fondamentalmente è un web server, è una tecnologia per aprire un socket, dar pagine web, e questo page producer è un componente che gli davi una specie di, appunto, un template, cioè mettevi un HTML, dei tag, ci scrivevi sopra processing was very limited, cioè era molto limitato, non c'era chiaramente un modo di avere, come dice qui, un template shared per le pagine del sito. Cioè il concetto era che il page producer ti faceva una pagina, se tu però quella pagina è fatta di sezioni di un menu che è sempre uguale, quindi non avevi la possibilità di configurarti, come dire, che ne so, un template per la master page, cioè per la pagina del sito, di sezione dei contenuti, e definire delle aree personalizzabili dove metti il
il corpo generato in automatico con un altro template che fa solo però quel pezzo della pagina, quindi cioè, alla fine era proprio un generatore di stringa partendo da un evento, c'erano questi tag, mi ricordo, da mettere, poi potremmo provarlo, ma siccome ci interessa l'altra parte, mettevi appunto questi tag custom eccetera e lui ti andava a chiamare un evento per farti dire quello che fondamentalmente era il valore da sostituire a quel tag based. Hi, is it possible to change the script section JavaScript with web stencil? Yes, stavo pensando che non capivo la domanda. Web stencil is a page generator, it produces the HTML of the page, so in the head section you put your script, the script tag with src source file path, then you can inject JavaScript code or reference JavaScript script external file. The output of web stencil is a full HTML page. So anything that fits in HTML page can fit in can be generated through web stencils. Scusate l'inglese, ma sono veramente. Ma mi fa bene questa cosa, così mi. Razor notation will understand it between JavaScript code. I think we have to try, but even if it's possible, I would not suggest this type of mix spaghetti code. We call it in Italy we call it spaghetti code because we like spaghetti. My tip is not to intermix JavaScript code with Razor notation code. You have to understand spaghetti. You have to put your JavaScript code apart in a separated file. Then in some mode you try to pass the values you have to work with to your script as parameters or something similar. I would not do this kind of bad mix of HTML, Razor code, JavaScript code all together. If you do that, then you are not able to understand what is the one, what is the spaghetti code is the rational mode to define a bad code. Not specific bad code, but intertwined code. I don't know how to translate. But if you think about spaghetti, you understand how spaghetti are in the plate. I don't know, when you eat spaghetti, they are all, it's a big bowl of pasta, so a big bowl of mud, big bowl of code is not usually the best solution to achieve. Quindi qui abbiamo una notazione un po' differente, quindi qui per il producer era molto provocare. Comunque di solito è anche bad code, nel senso che cioè ovviamente non è ottimale. Qui diciamo che uno però effettivamente potrebbe dire, ma se metti del codice qui nell'HTML stai mescolando le due cose. In realtà è vero, però questo codice dovrebbe essere fondamentalmente una vista, e quello che tu metti all'interno dovrebbe essere codice che fondamentalmente, ad esempio, già mettere un if
se è un if che ti dice se visualizzare una cosa o un'altra può andare bene, però ad esempio non ci butterei dentro tangle code, sì, un sinonimo, non ci butterei dentro una connessione database, cioè non è come le vecchie pagine SP oppure le pagine PHP, diciamo, non strutturati oggetti, ma mi piace questo scambio. Poi ogni tanto la domanda in inglese, così mi esercito a essere meno italiano. Stasera non sudo neanche, quindi incredibile. Ho sudato ieri sera, suderò domani sera, perché il nuovo personal trainer mi sta facendo fare della roba che ieri sera mi si è chiusa la vista, tipo pubblicità della Fiesta, quando c'è il cerchio V che si chiude. Per un attimo ho perso la cognizione, i maledetti burpees. Quando ho riaperto gli occhi c'erano le stelline nell'ambiente della palestra, e quindi niente, non riesco a farmela piacere, continuo ad andarci, ma non mi rimane lì. Poi è stata una giornata un po' difficile, speravo di sfogarmi, invece mi ha massacrato, e quindi sono tornato a casa ancora più incazzato. Cazzato nei limiti, per non fare danno a nessuno, però. Marco International, sei... Buona Ugo, come diciamo? Good Ugo, no, vabbè, non si traduce, però noi diciamo così. Quindi il page producer era un po' uno schifio, perché era abbastanza... Cioè sì, gli mettevi un... Era proprio per quelle applicazioncine della serie. Devo vedere i dati, riesco a farti un socket, ti colleghi col browser e ti vedi la tabellina generata in automatico. Quindi è un po' come un quick report di HTML, anzi molto più scarso. Un qualcosa dove tu mettevi dell'HTML e dicevi ok, qui metti questo, poi dopo... Quando lui vedeva questo marcatore, ti chiamava un evento con scritto... Il marcatore aveva un ID, quindi quando ti richiamava tu gli dovevi dirgli a livello di stringa cosa sostituire in quel punto. Quindi mettevi il template, mettevi un ID ogni volta che lui ti chiedeva che metto qui, tu gli davi questo. Chiaramente ben diverso dal fare un qualcosa con col web stencil. Quindi apparentemente io adesso non... Ripeto, non lo conosco, però ho usato un po' Razor, quindi che è molto simile, e quindi capisco un po' la filosofia che ci sta dietro. Poi ci sono altri framework, Delphi MVC, eccetera, che hanno usato altri... Ti vogliamo vedere le conferenze in Silicon Valley? Il telefilm, quello a fare il meme. No, già faccio fatica a fare quelli in italiano. Le faccio proprio per abituarmi un po', ma nonostante sia anni che ci provo, non riesco ancora ad abituarmi. Dato mi è venuto in mente che mi dovevo andare a pescare la famosa foto, vabbè, quella adesso mi faccio un promemoria. Purtroppo non sono... Però ci sono quelli che sono veramente bravi a fare, come dire, lo storytelling, e quindi sono apprezzabili quelli lì. Li vedo sempre come ispirazione, ma bisogna esserci portati anche a fare queste live alla fine, quindi non faccio quello che posso, ma per il resto bisogna mettere i propri limiti. Questo dà l'idea di essere una cosa un po' più come dire, curata. Però dice, quindi Web Stencil Processor sarà un componente, mi viene da dire, poi adesso proviamo ad andare a vedere. For page producer, quindi è un drop-in, quindi questo è interessante. Non ti lamentare, parlate in prima te, parla solo francese, ma parla anche un po' di inglese, no? Non ho guardato effettivamente i suoi filmati, quelli... Cioè, su Twitch so che parla giustamente la sua lingua, ma in realtà fa benissimo, secondo me, la cosa... Quello che io spero sempre, no? Anche nel fare in queste live, nel avere, cioè adesso è un bel po' che non registro una puntata, ma anche nel podcast mi piacerebbe invogliare altra gente, ma italiana ma anche da altre parti, a fare nei propri linguaggi una cosa analoga, così, cioè ogni paese ha il suo pinocchietto come me che si mette lì a fare un po' di divulgazione, almeno se si parla un po' di Delphi, quantomeno qualcuno si incuriosisce e segue, anche perché le nostre live qua abbiamo fatto di tutte e di più, quindi senza mai grossi problemi. A volte siamo arrivati un po' lunghi, a volte non siamo riusciti a terminare magari un progettino, oppure abbiamo solo sfiorato un argomento, però fondamentalmente, come dire, non c'è nulla che non siamo riusciti a fare, almeno dal mio punto di vista.
Web Stencil is a remake of an old Mark II project. Why do you think Embarcadero published now more need of web apps? In my opinion, Embarcadero is trying to catch up, non catch up, not the sauce, tomato sauce, but catch up some technologies that are already inside other competitor to developer tools like Visual Studio Code, even if Delphi developers really can work without them. They are not a must have, they are nice to have, like AI support. The AI support, the smart code insight is nice. We have tried it last week when we have non so come si dice panoramica, a look to all what is new in RAS Studio. Smart Code is a nice addition, but it's not the kind of feature you see and you say, oh my god, I have no AI coding assistant. It's nice, but it's not. So Web Stencil, Focus Mode, I think they are more the kind of features Embarcadero adds, because you can then say that you have them like other tools. So Delphi is parvenza. It seems more modern, more overview. era anche più facile del previsto. More modern that many developers can think. Delphi, the reason why I often propose speeches about Delphi to some conferences, to some events, is also an effort to let developers know Delphi, developers that are don't know to say that usually like to use other tools, to see that Delphi is actually is modern, can do a lot of things. So I think these features, focus mode, AI coding, and also Web Stencil, is an effort to put Delphi at the same level of other tools. So you can say they have this feature, Delphi has too, so Delphi is modern, even if these features are not the kind of features Delphi developers say, oh, I cannot work without it. They are nice, but they are not so. Many tools have them since a lot of time, so they added them to Delphi too. Sono spiegato veramente malissimo in inglese, però migliorerò, questo mi aiuta a migliorare. E alla fine sono, dette in italiano, sono cose totalmente, almeno per il momento, soprattutto per come al momento sono implementate, nel senso che siamo un po' agli albori, sono le prime versioni, sono delle cose carine, interessanti, hanno anche senso, perché io il focus mode l'ho provato ed è carino per certi versi, può essere utile anche dal punto di vista, soprattutto per chi come me fa ogni tanto formazione, nell'avere la modalità per fare un presentation mode o qualcosa del genere. Però secondo me più che altro sono aggiunte che vengono fatte per dire, altri tool ce le hanno, noi ce l'abbiamo, quindi è per dire, è come il dark mode e tutte queste cose, alla fine in tanti lo usano e usano Delphi scuro, però fondamentalmente il motivo per cui è stato inserito è perché, oh, non avete un dark mode, perché tutti gli scugnizzi usano il dark mode e quindi vogliono in qualche modo
Ogni qualche modo averlo, cioè se non ce l'hai vuol dire che sei un tool vecchio stile, vuol dire che sei un tool, poi sono cose totalmente, però ci investono pure, ecco, da questo punto di vista, perché comunque rifare le icone, fare in modo che si vedano bene sui due sfondi, alcune finestre continuavano a rimanere, come dire, nello stile vecchio precedente, erano, come dire, un pochino, non erano totalmente migrate, sono problematiche, sono bug, sono per una cosa che alla fine c'era qualche tool di terze parti che lo faceva, però devi dire, se dici Delphi abbiamo supporto del coding tramite AI, uno dice, ah, beh, allora non è quello del 95, ecco, quindi quello, per cui, come dire, questo secondo me è l'obiettivo principale, poi per il resto sono cose che si utilizzano e si possono anche stare, quindi qui secondo me siamo un po' da quel punto di vista. Quell'implementazione che aveva fatto Marco Cantù secondo me era carina, però non era di per sé completa, dire riprendiamo l'idea, finalizziamola e facciamo in modo che senza ricorrere a tool di terze parti, noi abbiamo anche un tool per generazione web, pagine web lato server, a quel punto abbiamo più o meno quello che c'è da altre parti. Se uno mi dice uso SPNet, MVC, vabbè, Delphi ha REST server, ha Delphi MVC, uso non web fonts ma comunque generazione di codice HTML con Razor, su Delphi abbiamo questa, adesso abbiamo questa soluzione, quindi fondamentalmente esiste per ogni feature che trovi dalle altre parti un contraltare o qualcosa di grande o piccolo che sia all'interno anche di Delphi, dove comunque l'effort viene, e spero che sia così, più comunque spremuto su altre cose, che ha più senso secondo me da questo punto di vista. Però Mornido Web Apps è sicuro, perché Web Apps sono all'ordine del giorno, e secondo me con l'evoluzione dei framework web, soprattutto Angular, React, che diventano sempre più grandi e sono sempre più differenti rispetto alle prime versioni, cambiano molto, tu diventi specializzato in quelle tecnologie, quindi hai proprio un front-endista e tu ti limiti a fare il tuo server web, oppure secondo me molti stanno pensando, ma sai che c'è, io mi faccio generare le pagine lato server, se scala avrò bisogno di 1 milione di utenti, beh, vorrà dire che ci sarà un investimento di un certo tipo, e a quel punto si penseranno alle soluzioni, cioè che banalmente potrebbe anche essere, mi prendo uno sviluppatore che è esperto in questo campo e gli faccio rifare il front end, cioè se, altrimenti secondo me non ha neanche molto senso lambicarsi su, cioè finché è veloce, finché è performante, anche perché poi la generazione lato server è stata introdotta anche nelle single page application, quindi fondamentalmente single page application, perché se viene generato tutto dal client, quando carichi la pagina la scarichi vuota, arriva solo dopo. È vero che è molto veloce perché la pagina la genera al volo JavaScript che gira nel browser del client di un dispositivo che di solito è performante, però l'indicizzazione ne risente perché non hai subito i contenuti, e c'è quel lasso di tempo dove tu stai scaricando una pagina vuota e poi, anche se in brevissimo tempo, la vedi apparire. Quindi hanno fatto l'applicazione lato client che tu scarichi già con una parte implementata lato server. A quel punto io dico, vabbè, quindi è come PHP, cioè non è proprio così, adesso non voglio esagerare, non voglio essere troppo estremo perché non è proprio così, però vuol dire che non c'è nulla di male a produrre una pagina lato server. È chiaro che dopo, se sopra ci clicco e ogni volta mi riaggiorna tutto, però lì sta anche l'intelligenza di chi fa l'applicazione nel scegliere quando è necessario caricare una pagina, o scegliere nel quando introdurre quella piccola feature dinamica dove sono lì e mi filtro, sono in un prodotto Amazon, ho le recensioni, ho le stelline, clicco su un'altra per vedere altre valutazioni o clicco per ordinarle con un altro criterio, non torno alla pagina prodotto e devo riscrollare per vederle, sono già lì e lui me le fa vedere da lì in poi con il filtro. Quindi voglio vedere un altro prodotto correlato, clicco e vado su un'altra pagina, cioè, quindi ho letto l'articolo di Luca Minuti dell'uso di Vestenzi in Conviene. Quello che volevo leggere, cioè prima volevo leggermi questa introduzione perché è abbastanza generica, e poi visto che lì si parla già di utilizzo con, ma infatti tutte queste librerie potrebbe essere anche molto comodo, perché in Delphi abbiamo tante librerie,
che è di solito una buona cosa per lo sviluppo di applicazioni web per la parte di backend. Quindi abbiamo parte Wheel, abbiamo DFMC Framework, abbiamo Mars, abbiamo Rad Server, abbiamo Ors, abbiamo Mormot, ce ne sono tante. Il problema è che tutte hanno punti di forza in più e in meno rispetto ad altre, per cui se oggi dovessi dire faccio un'applicazione web e la faccio con Delphi, farei molta fatica a sceglierne uno, perché uno ad esempio è più feature, l'altro è più Delphi-like, l'altro perché ha magari qualche componente, l'altro ha quello ma anche più adesione sugli standard REST, e quindi sta molto più a costo di sacrificare qualcosa lato Delphi, sta molto più rigido su REST. Quindi a seconda di quale di questi fattori vuoi un po' favorire, l'altra è minimal, è strutturata plugin e quindi è molto veloce, ma insomma devi un po' configurartela, e rispetto ad esempio ORS, però rispetto a Delphi MVC Framework che ha molte meno feature. In Delphi MVC Framework c'hai Active Record, c'hai dei tool anche molto produttivi, però ad esempio gli attributi sono evidentemente ispirazione del framework, diciamo, si chiama Jax in Java, da cui è stato preso, diciamo, uno spunto per fare l'applicazione. La sintassi non è molto, i nomi non sono molto Delphi-like. Le altre due librerie come Wheel e come Mars, che hanno una radice comune, sono molto più simili da questo punto di vista. Poi qualcuno ha fatto qualche componente in più, qualcun altro ha detto mi fermo prima perché sennò lo snaturo, cioè ci sono tutte queste scelte. Non è facile prenderne una e dire la sposo, una magari più supporta, cioè l'altro magari hai uno più vicino che ti supporta, l'altro hai uno più grande che ti supporta, dipende un po' da... Non è, cioè, interessante avere la scelta, però. E il fatto che, stavo per dire, se tutte queste tecnologie possono trovare un fattore comune, almeno nella generazione delle viste, avere tutte comunque un plugin, un'integrazione di questo web stencil, siccome ognuno ha il suo template, uno potrebbe dire mi imparo questo, e a quel punto potrei usare Datasnap, dico un'eresia, Datasnap ormai è come jQuery per le librerie JavaScript, cioè ormai dirlo è insultare, però fai un Datasnap, fai una web action, tiri giù l'HTML e usi quello, se cambi motore comunque magari i tuoi template li puoi tenere e li puoi continuare a utilizzare, anche perché la sintassi non dovrebbe cambiare più di tanto. Have you tried Mormot? No, I know that it does exist, I know more or less how it works, but it's a very very complex for me framework, and also it's not only backend tool, web server tool, it does a lot of things. The name Mormot, Mormot, la marmottina. Guarda Giacomo la marmottina, devo prendere la marmottina, c'ho le paperelle ma non c'ho la marmottina. It's the ORM in the name is the object relational mapping tool that's built in inside the tool. So it's a lot of things. If you have to build an application and you have and you need all these things, you can go with Mormot, learn it. It's very powerful, it's very opinionated. It's a nice tool to... Esatto, poi c'è la marmotta che confeziona la cacciata. The Mormot, quella è famosa. It's an interesting tool. If you just need, just to say, it's some of these frameworks are huge frameworks, full features, are stuffed with features, I don't know how to say. Stuffed like a turkey, come si dice, sono ripieni come un tacchino, molti di questi framework hanno un sacco di funzionalità. But the FMC framework, Mars, Rad Server are more targeted to build a big backend for a web application. A generic web application, it can be a single page application built with Angular, React or Vue. Vue, I like Vue a lot,
MA6 it's the most simple and straightforward between the these three alternatives, in my opinion, obviously. Between Angular, React and Vue, I would prefer Vue for sure, because even if you are not so skilled with Vue, you can open a project, take a peek at some page, at some code, and you can understand in some way what is happening inside without knowing too much about the project. It's the simplest, but it has the same features. It's the same as Angular and React. Angular and React are more broad and, but no, worldwide spread. Everyone is using them. They are in the market since a lot of time, so they are used almost 50-50 in there are 50% Angular, 50% React. I think I've read not so much time ago. Vue is like an outsider. There are other many interesting tools like Svelte, like Qt, but they are in some way a different tool. They work in a different manner if compared to Angular, React and Vue. Quindi dicevamo, poi questo è un drop-in, quindi al posto del page producer possiamo buttare dentro questo web extension processor e fargli fare il lavoro. Drop-in vuol dire che è altamente compatibile, quindi probabilmente ha delle proprietà similari, però ha anche molto di più. Però se tu hai qualcosa già fatto col page producer, poi toglierlo e metterci questo e poi però iniziare a usare tutte le feature nuove. Quindi questo è una delle cose che, scusate, mi viene su, mi fa più piacere del modo in cui Embarcadero, cioè il modo in cui il team di sviluppo di Delphi porta sempre avanti con un occhio rispetto alla migrazione del codice, perché in alcuni casi, ecco, il riutilizzo di quel codice che hai scritto durante una nottata, magari ci hai fatto le nottate anche 10 o 20 anni prima, lo stai ancora portando e non stai magari mantenendo un'applicazione legacy, ma hai migrato una versione recente di Delphi, hai dato un nuovo look all'applicazione, hai fatto tutta una serie di cose, può essere interessante. Cioè, secondo me è un valore, quello è un valore e va quantificato ed è quantificabile, secondo me, da un certo punto di vista. E non dover scrivere troppe cose sempre comunque. Ne avevamo già parlato l'altra volta sul discorso MDI, queste cose qui. E io lo trovo apprezzabile, anche perché a volte ho qualche cliente che ha delle applicazioni molto vecchie, dice vorrei migrarla, a volte ci fa un po' fatica perché alcuni componenti non esistono effettivamente più, ma avresti lo stesso problema con altre tecnologie, dove c'è un'applicazione in VB6 con i controlli VBX e quelli li butti via. Gli OCX forse ce la puoi fare, però diciamo che non è proprio il massimo. Secondo me ti devi impegnare, ecco, per far funzionare quella roba lì. Quindi su un web module, ok, quindi questi componenti li si possono mettere su un web module. Web module è un data module orientato alle applicazioni web, cioè è un data module con una proprietà in più dove metti le azioni, che poi sono in realtà come le action, però che rispondono a un URL invece che a un click, quindi sono azionate dalla chiamata dell'URL. Di solito sono agganciate a un page producer, in questo caso mi aspetto che, forse è per questo che hanno messo un drop-in, perché così, come dire, col drop-in tu puoi agganciarlo di nuovo nel data module che usa il page producer e puoi metterci questo perché hanno un'interfaccia comune, però poi ha tante altre cose. Non solo Microsoft, vedi Ionic, sì, Cordova un po'... Ah, scusa, ho letto, si dice
Cordova o Cordova, non lo so, però ho letto Corva in realtà, che era un'altra cosa ancora, è uno standard simile a COM, appunto vedi anche COM, ActiveX, Ionic, non so, è sparito, cioè c'è ancora ma si usa sempre meno. So che molti sono su magari React Native oppure sono proprio molti definitivamente passati a Flutter, per dire, quindi quello è diventato un po' il... è la base Ionic, sì, cioè, mi sembra che sia la tool chain, cioè sia il tool dove tu quando hai fatto Ionic ci costruisci, ci metti attorno la web app, la compila, la mandi su... la pubblichi e fai tutto quanto, no? Non l'ho mai usato, quindi ho presente Ionic cos'è, quindi molti sono passati a Flutter, ma perché chiaramente c'è un'integrazione a parte il... beh, anche Ionic è cross platform, però c'è il discorso del supporto che ti dà chiaramente una grande azienda come può essere Google, che però è sempre un'arma a doppio taglio, quindi è un prodotto open source, è vero, molti dicono vabbè, essendo un prodotto open source dovesse Google decidere di, però secondo me se non ci lavora Google, non lo so, se dice un team, ultimamente hanno fatto dei tagli, hanno detto che non necessariamente era un taglio, come dire, fatto per tagliare sul prodotto eccetera, è vero che di tagli ne hanno fatti ovunque, però comunque un team che si deduce di certo non lavora di più, questo è poco ma sicuro. Quindi andando avanti lo aggiungi, lo aggancia un'azione e pronti via, si lancia l'applicazione. Let's go over the syntax and a few other key elements of extension. The extension processor connected to a national web broker. Quindi se io volessi fare un po' di... adesso tiro via il mio faccione, così in realtà mi vado anche a pigliare magari da bere, perché sono... ne approfitto e torno subito, faccio un... ma no, ho sbagliato. Ho sbagliato la grafica. Ne ho approfittato per andare a prendere da bere, che ho visto il gagliardetto dello spot, però avevo sbagliato scena, avevo messo... Era la terribile acqua Berthier, la più gasata del mondo. Beva, beva, beva! Effettivamente è gasata, Perfetto, hai espresso perfettamente il mio... Era la terribile acqua per te. Che stavo dicendo? Ah sì, ho fatto prendere da bere. Quindi sto iniziando già con un esempio, io proverei a fare una roba del tipo... Che faccio? Faccio un'applicazione semplice, proviamo a buttarla dentro una... un'applicazione normale, però secondo me, allora, come si chiama il componente? Allora, secondo me la tecnologia la puoi effettivamente utilizzare per questo motivo. Cioè i comandi. Ah, però il bot non ha risposto. Come mai? Immagino di averlo scritto io comandi, ma no, non c'è cosa, comandi. Però lo devo fare, adesso me lo segno. Comandi li ho messi nella... sì,
però di so può essere che, perché di solito c'è anche la cosa tipo comandi e nel cosa nella pagina delle informazioni sul canale c'è l'elenco. Allora, questo è il componente e a tablet dovrebbe metterci anche i meme, così cioè che compaia qualcosa video, ma allora, il componente qua c'è. Quindi se io l'appoggio e lo appoggio delicatamente, lui mi dice scegli l'engine. Qual è l'engine? Boh. Abbiamo anche dei componenti engine. Westencil processor, Westencil engine, ok, puff, ok. Non ho la minima idea di che cosa sto facendo, però sì, ok, quello ci sta. Ha un editor, Path Templates Editor. Porca, vediamo che queste finestrelle che partono piccoline. Tanto queste barre sono un po'. Ah, no. Path Templates, ok, ci sono un po' di cose. C'è il dispatcher. Web file dispatcher, web dispatcher, ok, questo è quello che però fornisce la pagina a qualcosa che la restituisce, quindi potrebbe non servirmi al momento. Quindi questo è il componente che fa la magia questo engine, perché noi potremmo anche integrare, al momento ne abbiamo uno, però potremmo anche integrare nella tecnologia, probabilmente web stencil, anche un altro engine che interpreti template scritti con un altro linguaggio, quindi non necessariamente quello Razor-like, ecco, diciamo. Qui non ho capito se l'aveva configurato in qualche modo. Processor file name, vediamo, collegato a web broker. Il symbol qui sta già passando comunque a indicare la sintassi, e quindi sta facendo un po' già queste cose qui. Però io vorrei capire di più, forse ne parla dopo. Processor home, processor company, client dataset. Ok, two web stencil components. Io invece parto da qui perché voglio capire di più prima la sintassi. Will easily take a small book, addirittura. Went to mention the different components with the new Westensil package. Westensil processor component. Questo è il core component che può prendere un file HTML, incorporare la notazione dei web stencil e convertirlo in HTML spiano. Il plain io lo traduco spiano. Il semplice HTML dopo aver processato i tag con la chiocciolina. Quindi il componente può processare una stringa HTML in memoria o un file e il suo template associato. The processor may be used standalone, assigned to the web action item producer property. Quindi ne metti tanti e li associ ognuno al file, al template o qualcosa del genere. Oppure creato automaticamente dal Web Stencil Engine per eseguire, diciamo, the actual processing per gestire l'elaborazione corrente, quindi lo puoi generare anche in automatico. The Web Stencil Engine Component is the engine component. Questo direi che è insito nel nome. Può essere usato in due scenari differenti. Puoi collegarlo a uno più Web Stencil Processor, è quello che abbiamo fatto, per fornire shared settings and behavior rather than customizing. Ah, è per quello che mi chiede il path dei template, perché allora, se noi abbiamo 10 pagine o facciamo 10 processor, oppure ne facciamo uno, lo agganciamo all'engine, gli diamo il path dove ci sono i 10 file, che sono le 10 pagine da elaborare. Cioè rendiamo il processor, tendenzialmente è un processor a pagina, se deve essere, come dire, dinamico, le multipagina si deve agganciare a qualcosa che faccia da visione, cioè che gli fornisca fondamentalmente le informazioni, il template, mi viene da dire. Cioè lui elabora un template, quindi o gli diamo secco il template e ne mettiamo uno per ogni template che abbiamo, o ne mettiamo uno solo e glielo facciamo arrivare, direi, da questo engine component. Questo
Quindi in realtà è il processor che fa il processo con la sintassi. Questo engine mi viene più da pensare che sia qualcosa che produce i template, che non elaborarli per produrre la pagina finale, ma devo un attimo capire. Poi probabilmente abbiamo anche il source, possiamo guardarci dentro. You can let it create the process components and place only your components. Ah, solo questo componente sui web module. Quindi potremmo anche usare un unico engine, da quel che ho capito. Non so se parla sempre solo di questo. Però vediamo qui both components. Guardate, qui ha messo il client dataset che lo usa come fonte dati originale. C'è questo web stencil engine. E poi c'hai i vari producer. I know this is entirely obvious at first sight. This is questo non è ovvio a prima vista. Sì, bisogna un attimo capire come funzionano. Ma in generale, web stencil processor è usato per processare un singolo URL. Ne puoi avere tanti in un'app. Mentre il web stencil engine può definire il home mapping URL. Ah, quindi io potrei agganciare probabilmente delle azioni al primo, al secondo. Qui dovrei un attimo capire meglio, però non è finita, quindi c'è up to now we have been simple demo the processor component associated. Facciamogli fare una pagina web, forse è inutile come dire andare a testare la cosa fuori web, che lo scenario ideale è questo. Poi probabilmente possiamo farlo, facciamo proprio una web application, così abbiamo il web module, quindi web server application, ok, Windows va bene, next standalone Kai application, sì dai, quella più semplice, VCL va bene, 8080 va bene, vedete se ce l'ho, no, ce l'ho libera, finish, mi chiederà dove salvare oppure mi crea la roba e me lo fa, ok, quindi facciamo un bel save, andiamo qui e facciamo un web stencil demo, questi li salvo col nome originale, tanto devo fare dei gran poccioni, ok. Quindi abbiamo la classica struttura web application con anche l'interfaccia. Questo chiaramente è il template più semplificato, perché ti apre proprio il socket. Normalmente io faccio magari anche questa, però i file come il web module, dove c'è proprio la logica dell'applicazione, li tengo separati in modo da poter come dire ricavare questa applicazione web anche in un servizio Windows, o ancora meglio un'applicazione console, soprattutto perché su Linux la possiamo anche dockerizzare, che è una delle cose tra l'altro che dovevamo vedere, ma lo vediamo una delle prossime volte. Quindi il codice qui direi che si legge abbastanza. Questo è il web module, non so se voi preferite il light o il dark, magari col dark mi fa meno, mi sta abbagliando, mi fa meno riflesso, ma mi si vede un po' meno, ma è lo stesso, cioè, troppe luci dietro, ovviamente le dovrei avere davanti, questa è un po' la problematica, forse però adesso qui provo a alzare un po' questa lampada qui. Adesso con questa luce così sembro quando si raccontano le storie del terrore ai campeggi. Ce ne vorrebbero due, non c'è niente da fare. Farò l'acquisto prima o poi, farò l'investimento. Quindi qui, vabbè, il codice in realtà al momento ancora non mi interessa più di tanto, mi interessa questo, che ha le web action. Quindi questo ha un'azione che è il default, che è quella che fa, diciamo, un po' il catch all. Facciamone una nuova, dove fondamentalmente ci mettiamo, chiamiamola hello action. Adesso qui, visto che abbiamo, le devo ridimensionare tutte, non perché sono
è che di solito lavoro con una risoluzione diversa e qui l'ho ridotta e quindi devo ridimensionare tutte le finestre perché sì, qui devo c'ho una risoluzione più bassa del solito per lo streaming, altrimenti diventerebbe dovrebbe riscalare tutto e diminuisce la qualità. Quindi questa è la default, questa non è la default, patinfo/, qui ci mettiamo slash hello, se negli eventi ci scrivo un on action, quindi vado a scrivere qualcosa qui, qui ci scrivo response.sendResponse, no, cos'è il content, non mi ricordo, content string, ciao. Questo è per verificare che poi l'applicazione funzioni, eh? Questo è il... Se io faccio run, mi chiederà di aprire il firewall o qualcosa del genere. Quando faccio start, ok, consenti. Quindi open browser, apro il browser, web server application, se scrivo slash hello, ciao, quindi l'applicazione web funziona, perfetto. Stoppo e spengo. Quindi quello che si faceva una volta era usare il mitico page producer, dargli un bel template in questo code editor malsano, tipo vabbè H1, poi cosa c'era, una cosa così mi sembra, adesso non mi ricordo come era fatto, una cosa del genere mi sembra, e quando lui trova quella stringa titolo ti genera un evento, un HTML tag dove tu tag string tag params, praticamente usi un elemento che in HTML non c'è e quando lui lo trova con quella sintassi ti passa il nome del tag, ti passa tag string, ti passa i parametri che ci hai messo e tu come replace text gli passi, questo è il titolo, gli passi il testo da produrre. Sono un po' di tag string uguale, non mi ricordo se la sintassi era effettivamente così, però ci provo. Potremmo anche andare in debug così vediamo sia se ci ho beccato, sia vediamo se cambia qualcosa. Ah, ma aspetta, dove l'ho agganciato? L'ho agganciato a questo? Ah no, scusa, però il page producer dobbiamo attaccare a qualcosa, se no non verrà mai richiamato, giustamente. Così testiamo anche, allora lo mettiamo qui, producer. Quindi vuol dire che quando faccio slash hello, lui in realtà non va ad eseguire questa azione qui, fare il mio ciao, ma va a farsi dare dal producer il contenuto da restituire. È vero o non è vero? Certo che è vero, non lo so, vediamo. Hello, questo è il titolo. Ok, quindi ha funzionato, quindi è perfetto. Oh, ciao Fiubit, ben arrivato. Come va? Stiamo facendo programmazione web in Delphi, ti faccio anche lo shoutoutino, quindi che è un ex programmatore tra l'altro che ha usato Delphi e quindi è uno della... faccio vedere di dove sei Fiubit, che non ricordo se si può chiedere, che non mi ricordo, forse te l'avevo già chiesto ma non mi ricordo, momento di lapsus, e shoutoutino ci sta, anche se è un po' che non ti vedo streamare, però se hai altri impegni ogni tanto riappari. Molisana, siete tutti vicini qui in chat, cioè, vabbè, alcuni sono più giù, però
Ah, tutto bene, tutto bene. No, perché se eri nelle vicinanze di Modena c'era un evento da aiuto. Mi ha aperto l'anteprima, tutto schermo. Tra l'altro non si legge neanche proprio il titolo, che è la cosa che mi interessava. C'è un evento dove parlerò di Delphi, quindi The Fest. In realtà più di uno, però gli altri sono conferenze Delphi, quindi è normale. Invece in questo caso, in realtà siamo in due, quindi c'è anche un altro conoscente che ogni tanto, tra l'altro, bazza anche qui in chat, che è Flavio, che porta un altro argomento sulle API, sempre con Delphi. Quindi in terra. Io lo sto un po' spammando questo evento, perché a parte che è gratuito, poi sono nella chat Telegram, e quindi un altro delfino, esatto. Gli organizzatori si stanno veramente sperticando, anzi, se qualcuno vuole sponsorizzare, stanno cercando anche da questo punto di vista, ne ho trovato qualcuno, però siccome si vuole un po' fare le cose in grande, tra parte cibo, c'è cioè il DJ set, ci sono delle magliette, insomma, è una roba proprio da nerd, quindi ho vissuto a Modena per un buon lustro negli anni 90, quindi. Magari ci saremmo pure incrociati, io sono di Reggio, quindi sono di fianco, ma come dire, spero di fare una buona presentazione, devo ancora preparare tutto e sono molto indietro, quindi mi ci devo proprio mettere, però questo fine settimana mi metterò lì e proverò a produrre qualcosa, adesso vedrò cosa riesco a fare, ma ciò detto, questo era quanto e sono abbastanza contento perché non ci speravo, però alla fine è andata. Allora, questo ha funzionato. Io però volevo vederlo in debug per capire con che stringa entra, è ovvio, perché se ci si ferma qui, immagino che questo sia titolo. Params non c'è dentro niente, quindi questo ok, a tutti gli effetti è lui. Text string e titolo. Tag custom, replace text, ok, quindi è quello giusto. Quindi questo funzionava del titolo, quindi funziona. Quello che loro dicono, abbiamo un altro sorso d'acqua, è che il nuovo componente è un drop-in, quindi dovremmo riuscire a sostituire l'uno con l'altro. In maniera abbastanza neutrale, si può dire, quindi andiamo, proviamo provare. Sto giocherellando con un po' con Python di LM, Delphi ti entra sempre nel cuore. A proposito, una cosa che ho proposto, ma mi è stato detto che verrà accettata, cioè che comunque è ok. Delphi di Padova, che c'è a novembre, una sessione su Python e su Delphi for Python. Se tu usi Python e questi tool e ti vuoi divertire, abbiamo fatto due live, le trovi sia qua su Twitch, abbiamo fatte ben due, o anche su YouTube, dove abbiamo visto una libreria che integra Delphi con Python e si integra molto molto bene. Perché chiaramente sono speculari come caratteristiche, però con questa libreria tu gestisci proprio anche la memoria, hai delle API, cioè riesci a portare degli oggetti da una parte all'altra, oppure con questi componenti riesci a creare tramite Delphi un modulo dove non c'è, quindi lo crei e con dentro funzioni e cose che sono richiamabili, ma in realtà le stai fornendo scrivendole da Delphi. E viceversa, portando questi oggetti. Questi oggetti potrebbero anche essere delle finestre o altre cose in Delphi, li rendi manipolabili in Python, così in Python puoi fare uno script dove tu manipoli degli oggetti che sono di Delphi, mettiamo che siano degli oggetti che poi cambiano cose su un form, eccetera, hai fatto una sorta di automazione con un linguaggio di scripting. Cioè, sono due universi dove si passa roba di qua e di là in maniera abbastanza furbetta e quindi
Si possono usare anche le librerie terze parti di Python, l'obiettivo è proprio la bellezza, è proprio quello lì, è proprio quello il discorso, è la cosa che dovrei portare, poi magari ci rifarò magari un'altra live, adesso sono un attimo sospeso appunto perché dovrei preparare quel materiale, è proprio la cosa bella, cioè io voglio una bella interfaccina fatta bene, me la faccio, voglio chiamare una libreria di Python, posso chiamare l'interprete con i package che voglio e c'è anche un interprete integrato. Tutta questa roba sappiamo che funziona perché chi ha sviluppato la libreria ha sviluppato anche PyScripter, che è un IDE fatto completo e finito per Python, fatto totalmente in Delphi con queste librerie. Questo IDE che, vabbè, c'ha la grafica, puoi decidere insomma, un po' anche come puoi decidere i stili grafici di come vedere questo tool a piacimento. C'è uno script, c'è la gestione dei progetti e qui c'è il runtime pronto a risponderti, puoi lanciare gli script, puoi fare... E questo ha praticamente tutto, ha... Adesso non mi fa zoomare, perché mi blocca, però c'è la sintassi, il debug, c'è il post-mortem, quindi quando il programma va in eccezione, non è gestito, ti scoppia, puoi tornare... riavvolgere il nastro e poi tornare a vedere dove ti sei fermato e quale istruzione ha generato l'errore. Breakpoint, puoi installare più versioni di Python e sceglierne più di una, lo puoi usare quello embedded, puoi usare il remote, cioè il locale però con cui lui parla, se c'è qualcosa da... ci sono delle variabili locali, c'è un ambiente da ripulire, puoi fare un reinizialize e lui riparte con l'ambiente pulito, perché essendo un ambiente dinamico se scrivo A uguale 5, B uguale 2 lui chiaramente li tiene lì e quindi sono già... E questo è tutto fatto con Delphi più librerie, anzi in realtà come credits ci sono un sacco di... secondo me questo ambiente forse tiene Python for Delphi, la libreria principale, poi c'è la Synedite per la sintassi, è l'editor su cui si scrive che supporta anche sintassi per vari linguaggi. Virtual Tree View è la tree view dei progetti, questi sono tool di Delphi, Web Highlighter, Toolbar 2000 per fare toolbar, SVG, Image List per l'icone dell'ambiente, Command Line Reader, ci sono un sacco di... questo Command Line Reader non l'ho mai sentito, sarei curioso di... quindi un sacco di componenti di... aiuto, non mi esce più dalla modalità, mi si è bloccato così, no, fermati, sì. Questo non so, è ancora utilizzato, maronna, questa è roba bella, beh 2022, però dovrebbe un attimo pochino, come dire, aggiornare un po' il sito che... Ah, perché forse ha fatto un tool per leggere, boh, non lo so, questo è un altro programmatore di vecchia data, mi sa. Grande Carlo, mitico Carlo. Si nota nella dialogue SVG con Image List e giustamente compare il creatore direttamente, cioè non il creatore in quel senso, non voglio essere blasfemo, il creatore della libreria, ecco quello. Ora in live ancora non capato lì, quindi hai anche partecipato a questo, no, io spesso lo uso perché per eccellenza in chat, vedo, sì che è un package che è interessante per avere la lista delle immagini però usando le SVG, quindi comunque sai che mi sono dovuto sciroppare un po' di Go la settimana scorsa. Go, sai che eredita tanto nel Delphi Day di... non mi ricordo se quest'anno o lo scorso anno si è parlato un pochino di linguaggi recenti come Go. Go pare che affondi più, diciamo, prenda diversi spunti in... adesso forse ho fatto una ricerca un po' troppo... Go Language and Delphi, cioè molti più spunti da Pascal o comunque da linguaggi derivati che non rispetto a quello che viene indicato più con col C. Ci sono le
le domande frequenti, questo è il sito di Go, non so se le risposte sono tutte qui, però c'era da qualche parte, vedi, Go è ha avuto input molto significativi da Pascal, Modula, Oberon, che sono come dire, ciao Vision, è qui che ci si diverte, vedo ha molte influenze, perché è molto semplice nella dichiarazione, quindi prende più spunto per certi versi. Sì, sono gli antesignani di Delphi, Pascal, il linguaggio è quello, però chiaramente è molto cambiato, però lo chiamano il C, il nuovo C, ma non è un nuovo C, più che altro perché non è complicato come C. C'erano anche degli esempi nelle slide, adesso le andrò a recuperare perché alcune cose potrebbero essere utili per la presentazione. Poi faccio vedere anche a chi è appena arrivato la... Adesso questa la devo un po' spammare, però c'è un DevFest a Modena, non ci hanno messo la data. Vabbè, c'ho il testo del post, bisognerebbe metterci anche la data. Comunque è il 12 ottobre, dove cercherò di portare, di parlare di Delphi, e sono assieme a Flavio Basile, che Carlo conosce benissimo, e quindi un altro delfista, e quindi in casa Google porteremo qualcosina. Non faccio analogie con Flutter, sennò diventa pericoloso, rischio. No, adesso non sono così. In realtà è un evento molto sui generi, con tanti argomenti, e quindi dovrò cercare di fare una buona impressione, perché il tempo a disposizione è poco, le cose che si possono vedere sono tante, quindi... però mi piacerebbe riempirlo di meme sul ritorno al futuro, e quindi fare sicuramente anche un escursus su questo tipo di linguaggio, anche prendendo quegli spunti di Go, per far vedere che, insomma, le cose non nascono a caso e non tutto quello che sembra vecchio non serve o lo è effettivamente, ecco, da questo punto di vista. Poi è chiaro che ci sono feature in più e in meno nei vari linguaggi, ma torniamo a noi, che stavamo a fa. Ok, vabbè, questo è il sito di Go, non mi interessa più. Aveva aperto questo, stavo guardando questo, sull'account di Etea, fatto dal buon Carlo Barazzetta, ci sono, questi li abbiamo visti in un'altra live, la potete recuperare sempre su YouTube, con i pulsanti, le dialogue, che era stata abbastanza divertente, c'è stato un po' di disguidi, quindi il banner dei cookie che non voleva scomparire dalla live, che avevamo dovuto ripiegare, però insomma, c'è, per fare un po' di cinema e svecchiare delle applicazioni, secondo me sono le dialogue con le animazioni, la progress, l'icona che si anima, quindi se si vuole fare un po' di effetti, insomma, abbiamo roba. Shell extension, devo vedere la parte markdown, perché devo ancora vedere il filmato dove se ne parla, che mi incuriosiva, perché ci sono un po' di cose che mi potrebbero interessare per fare un help. Se tutto va bene, dovrei riuscire a riprendere, anche lavorativamente parlando, a usare Delphi molto di più rispetto al passato, ma è tutto in divenire, quindi devo ci vado cauto, però se tutto va a buon fine. Ok, quindi questo funzionava, tornando a noi, ho fatto un po' di confusione, ma prima ero andato in debug per far vedere che qui si ferma con titolo, ma era scontato, anche perché questo lo vediamo, e quindi è normale che si fermasse qui, per cui questo, c'è il control resize col control scroll finalmente. Quindi quando trova questi tag con questo marcatore, qui si possono mettere anche degli attributi. E poi Fibit riesce a svecchiare il suo giochino in Pascal. Esatto. Ma io proporrei di farlo in versione grafica. Prendiamo qualche asset, mettiamo in opera il mitico, l'abbiamo provato in una live, il Castle Game Engine, con il creatore che... di questa libreria, che è
in senso positivo un pazzo scatenato, però qui dentro si fanno un sacco di cose. Nella live che avevamo provato a fare, avevamo messo del 3D, c'era l'aeroplanino che si muoveva, e quindi c'è un editor abbastanza completo dal punto di vista degli strumenti che mette a disposizione, perché tiri dentro i tuoi asset. Metti la tua scena, l'illuminazione, gli elementi all'interno, la rotazione, però ti dà anche dei componenti interessanti, tipo metti un oggetto, una palla, gli metti questo oggetto gravity e gli simuli praticamente la caduta, ti dice le collisioni e il risultato di tutto quello che fai qui, su cui puoi anche intervenire. È un progetto che viene compilato in Delphi o in Free Pascal compiler. Forse non è il massimo dell'ottimizzazione dal punto di vista, come dire, non è un Unity o non è, diciamo, raffinato come quel tipo, però, cioè, comunque è cross-platform e tra l'altro Cambur Ellis, che è il creatore di questa libreria, adesso, alcune applicazioni sono semplici, ma secondo me per un gioco tipo quello lì del dungeon, mi sembra di ricordare quello che ha fatto Fubit, se uno ha un po' di grafica potrebbe mettere giù un pochino di cosine, cammina, eccetera, farlo un po' nel... questo è un editor Spine, non lo conosco. Io non sono un gamer da questo punto di vista, ma secondo me qualcosina si potrebbe fare. E tra l'altro, dicevo, sta introducendo anche il supporto, c'è roba per il networking, c'è roba per il suono, c'è roba per i physics. Questo è un get started dove tu hai link alla documentazione per tutti i pezzettini, e quindi un gioco di strategia o cose di questo tipo, secondo me sarebbe molto interessante da mettere in campo. Ci vorrebbe un'idea, magari da questo punto di vista. Parti con l'emitter, c'è dentro, quindi compili sia in Delphi che in Free Pascal. Anzi, l'altra sera che abbiamo raidato la ragazza, c'era un in chat che utilizza Free Pascal Compiler e Lazarus, ci stava sviluppando, ha detto che questa libreria nasce più per Lazarus in primis, e poi Delphi è venuto dopo. Ma... E sta mettendo su anche la possibilità di write instruction to build the project using, interessante, anche questi qui sarebbero su Docker e così, roba da... È italiana? No, era americana, si chiamava... Ce l'ho scritto perché, aspetta, vado nella... Se ce la faccio, se mi compare, Lana Lux, che probabilmente è in live anche stasera, perché ce l'ho scritto qua nell'ultimo follower qua sotto, quindi... che aveva un sacco di follower, infatti ho detto, deve arrivare noi in 10, dove lei è presente in... c'erano in tanti, poi ho detto vabbè, almeno raidiamo uno sviluppatore. No, sta aggiungendo il supporto anche per delle console e anche per tipo la Switch e cose di questo tipo. Si è fatto che c'è la barbella, no, non me la faccio, me la devo fare, quindi perché io detesto tenere la barba, quindi volevo farla oggi, non l'ho fatta in tempo, ho detto vabbè, andrò in live con la barbetta, e quindi a parte che mi dà prurito, però me la voglio fare perché è bianca e quindi non va bene. Quando è bianca mi dà un tono, ma mi invecchia troppo, soprattutto. Dov'è che avevo visto Coming Soon in Roadmap WebGL? Free Pascal Compiler può compilare in WebAssembly e Oculus. Ah sì? Oh, questo devo andare a vedere. Web Target, Progress and Plans. FPC può compilare in WebAssembly. Adesso me la gratto un po' la barba, perché voglio, c'è una cosa che voglio andare a vedere. Oculus VR. Cioè, insomma, ci lavora abbastanza bene, mi viene da dire. La cosa carina è che si potrebbero tirare dentro questi asset, queste applicazioni, anche dentro un'applicazione VCL standard. Quindi se devi lavorare tipo nel campo dell'automazione, non fai un gioco ma fai una simulazione, o devi far vedere qualcosa che viene nella realtà, hai bisogno di un motore fisico, senza, cioè puoi creare una viewport, una visualizzazione su
sull'applicazione costruita con questo framework. Cioè, comunque c'è un sacco di cose veramente. Raspberry Pi, esatto, Nintendo Switch, che io mi chiedo come cavolo fa a Getting Engine Version. Abbiamo rilasciato... Ah, ci sono pure dei giochi sullo store. Adesso li vado a vedere subito perché io ho la Switch. Qui siamo su Raspbian. Cioè dici che è emulato? No, questo è... Change region. Ah, perché mi porta sul... Quindi ce l'hanno anche sullo store. Si pagherà, penso, perché... Italia, grazie. Adesso mi sono un attimo intrigato. Sì, ma non mi hai portato dove volevo andare io. Beh, dove ho cliccato prima? Ah, qua ero. Anoli Society, fammelo provare a cercare, a vedere se lo trovo. A meno che forse non sia per il mercato. Sarà questo qui? Store caratteristiche, informazioni. Di solito c'è anche il produttore, mi sembra, dai dati. Catastrophe Games è lui. Catastrophe. Ah, dovrebbe essere questa la società del Catastrophe Games, è la società per cui lavora chi gestisce appunto il fammi vedere se c'è, eccolo qua, Michael Camburelis. Il maintainer della libreria Castle Game Engine è anche il maintainer. Ah, quindi questi sono dei Catastrophe Games. Aiuto. Che sta? Aiuto. Questo suono. Infatti c'è un gatto. Catastrophe. Ah! Non l'avevo notato. Interesting comunque, molto. Quindi questi sarebbero fatti con Castle Game Engine. Publisher. Support compiling is the modern self-independent console from Nintendo, the game CG and Nintendo Switch. It's a full integration, you just write cross-platform, you can compile the application for Nintendo Switch. Ah, quindi c'hanno anche sorgente. Like FDBO, the platform just work on Nintendo Switch. Complimenti comunque. A proposito, giorni fa mi sono capitato in mano le vecchie riviste di List degli anni 80 in cui in alcune ci stava l'editoriale Giuseppe Breglie. È un parente? Potrei dire sì e no perché non penso che sia un parente, però mio nonno si chiamava Giuseppe. Quindi mio nonno era effettivamente... Però non penso... Come faceva il contadino, non penso che sia lui quello che scriveva sulle riviste. Se la programmazione non era un... Però si chiamava effettivamente così, quindi ho un parente che si chiama così, ma i miei parenti sono più tutti nel modenese ferrarese, come quindi dalle mie parti ce ne sono meno, quindi sono più romagnoli, sono più di là che... dalla parte dopo il panaro, ecco, come si dice. Quindi so che avevo un quasi omonimo che faceva sì e no, il parente di Schrödinger, esatto. Avevo uno cognomo che faceva non una mattina, come si chiamava, Linea Verde, non so, una trasmissione sulla Rai anni fa, che aveva il mio cognome, mi ricordo che mi sa che era di Roma, no?
Non so, non mi ricordo neanche questa rivista, non me la ricordo, quindi secondo me non era tra quelle che mi leggevo. A parte che anni 80, io sono del 78, quindi sì, non era ancora immerso, direi, che nella cosa, cioè computer sì, ma ero più nel mood del gioco. Poi dopo, quando mi hanno dato un manuale, ho scoperto che gli potevo fare quello che volevo, al computer ho detto, cavolo, questa cosa rivoluzionate, quindi posso fare anch'io i giochi. Poi sono finito a fare gestionali, ma no, vabbè, scherzo, ma non più di tanto, ecco, da questo punto di vista. Ho un parente, avevano, in realtà non so se c'è ancora, perché è alla lontana, che si chiama Sesto e che suona la fisarmonica. Mi ricordo questo perché me l'hanno detto i miei, ma che a me piace molto, tra l'altro, come strumento, ma non. Però non mi ricordo di un parente che facesse questo tipo di mestiere. Allora, ok, quindi questo, ok, quindi lui dice, a questo punto torno un attimo a noi, drop in, quindi io butto dentro il processor, quindi un giorno in pretura, web stencil processor, quindi dice, questo è un drop in, quindi vuol dire che se non voglio usare il page producer come risposta a un'azione, dovrei poter all'azione associare come producer anche l'altro, e infatti me li dà tutte e due. Aiuto, sì. Che è successo? Ah, ok, boh, non vedevo più cioè il fatto che sia un drop-in non è a caso, perché proprio qui. Ah, ma allora sei tu che mi cambi. C'è questa cosa che mi attiva uno shortcut da qualche parte che me lo cattura. Io lo dovrò cambiare. Aspetta, che proviamo a vedere. Zoom, posso cambiargli un. Cosa posso fare? Non so se funziona così. Però qui la devo usare. Niente. Lo guarderò poi. Adesso non. Secondo me ho delle shortcut. Detto Beppe è stato un giornalista italiano. Da Wikipedia 2004, no, no. Non è mio nonno comunque quello, e non so se questo è quello della rivista, quindi, ma no, come si chiamava quello, linea verde, ma tanto tanto anni fa, tanti tanti anni fa c'era, non era linea verde forse, sì. No, non. Chi presenta ne avere quest'anno? Giornalisti Rai del XX secolo, altre immagini. Forse si chiamava. Forse è lui, forse è questo Giuseppe. Forse è lui. Forse si chiamava proprio Giuseppe anche quello, adesso che mi. Vado a vedere che faceva, non faceva la Rai, non faceva uno, cavolo faceva Rai 1, sì, è questo qua, questo che lavorava in, quello che lavorava in Rai, sì, Luciano Rispoli, propaganda e sviluppo, so che faceva una trasmissione molto noiosa che mio nonno guardava sempre, ha detto, ma guardi il tuo omonimo o. Tantam Anna, no, questo filmato lungo speciale, qui non c'è scritto niente, quindi Albedo, viaggio attraverso il sistema solare, ultimo allunaggio, filo diretto, giornale Radio Rai, stato un giornalista italiano,
Forse mi ricordo, ma forse è il telegiornale, non mi ricordo io. Nasse, partenza degli Space, Albedo, trasmessa, boh. Forse non mi ricordo io la trasmissione. Vabbè, comunque i miei. Questo non era mio parente, neanche questo, ma anche questo si chiamava come quello di prima. Quindi, qui è il producer, prendo web stencil, quindi gli cambio la cosa. Questo HTML doc, questo dovrebbe avere un HTML doc. No, in realtà questo non ha nulla. Però adesso faccio una prova. Provo a sostituire, quindi questo lo lascio lì. Lo rimpiazzo con questo qui. Provo a lanciare, provo a chiamare l'azione e voglio vedere cosa salta fuori di default con questo componente. Ah, internal application error, undefined file folder. Quindi qui sta passando il controllo a quel web stencil che sta facendo un po' di cose in più. Ok. Undefined file folder location, mi sta dicendo non mi hai detto che cosa vuoi utilizzare, quindi default file extension, input lines, quindi queste input lines. Cosa potrebbero essere? Potrebbe essere una pagina HTML5, boilerplate, dammi una. Ah, ma no, se no lo genero con Visual Studio. Volevo provare a produrre una pagina e vedere come potremmo metterci dentro la sintassi. Allora, lavoriamo qui. Ok, ottimo, abbiamo anche il colore, ci sono delle estensioni nuove, va bene. Allora, new file, HTML, built-in, temp, page, index, dai, .html, HTML5, tac, tac, tac. Web stencil demo, salviamo perché Delphi non è assolutamente un editor interessante dal punto di vista web, quindi conviene usare altri tool. H1 demo web stencil, benvenuto nel demo web stencil di Delphi 12.2. Bene, voilà. Copiamo qua, incolliamo qua. Sa che deve essere addestrato anche il nuovo componente. Sì, infatti proviamo così e vediamo se cambia qualcosa dal punto di vista del responso. Cambia che se non faccio partire il server è impossibile che vediamo qualcosa. Ah, ok. Quindi quella stringa viene restituita as is e quindi la vediamo nella pagina. Però language ID, user logged in, user roles, qui ci sono un po' di robe che non capisco bene. Var duplicate ignore, engine, events. Quindi lui mi dice Web Stencil Language Index ha una sintassi abbastanza semplice. Con la chiocciola come special marker lo mettiamo nell'HTML e il simbolo deve essere seguito da il nome di un oggetto, un campo, una keyword come for each, if, login, loop, eccetera, oppure un'altra chiocciola per stampare una chiocciola fondamentalmente. Ok, curly braces per un blocco da ripetere. Ok, però dov'è che io gli passo le cose da mostrare? Dot notation, the name of my object, the symbolic local name. Quindi se io dentro ci metto questa roba qui, sto facendo vedere il value di un oggetto. Quindi è un qualcosa che questo ha valenza nel template in locale, ma devo valorizzarlo in qualche modo da qualche altra parte. Si può definire in più modi. Si
script variable, symbolic name mapped to an active object in your server side application, quindi può essere una variabile valorizzata, un oggetto che viene mappato e assegnato al processor, può essere una web module variable con un attributo, solo Delphi, può essere risolto nel codice con long get value. Ah, quindi a livello proprio on get value, io non lo on value vedo. Probabilmente qui parla del, quindi se qui scrivo, ci metto, aspetta, lo metto di qua così la teniamo aggiornata. Qui ci scrivo HR e poi ci scrivo footer. Mettiamo il copyright e poi l'anno, ma no dai, questo è stupido. Sono le ore now, una roba del genere. Io mi aspetterei che questa roba mi dia errore se non gli vado a valorizzare questa variabile qui. Come direbbe coso, quanti errori, vediamo. Sono le ore now, non ci ha fatto manco una piega. Questo perché non l'hai risolta o per altri motivi? Vediamo. Proviamo a fare un on value e object name. Aspetta, facciamo così. Replace text, ci mettiamo date time to str di now tv, lancia senza debug, start, no, ok, adesso viene quindi, però avrei preferito un errorino, perché così non è proprio il massimo dal punto di vista. Cioè, potrei non accorgermi, forse è anche poi data var duplicates, ignore, replace. Vabbè, forse però lo potrei sollevare qui l'errore, perché in quel caso sto usando on error. Ha proprio stampato now, quindi però non è proprio il massimo dal punto di vista. È anche vero che se lo gestisco in questo modo dovrebbe passare, quindi in questo modo faccio un replace di token molto 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 banale. Quindi get value obtain data name, c'è un esempio qua, quindi value from even value, se lui mi passa same text, così è che questo è per case insensitive, cioè così questo sia maiuscolo minuscolo, se questo cambia. Lui dice, ok, dammelo formattato, ended true, replace text, hai richiesto file name, c'è proprio il nome della pagina, ok, on value event, devi controllare qual è il nome dell'oggetto e qual è, in questo caso esempio il codice controlla che la prima parte del simbolo sia l'object name, e check the field name, il simbolo dopo il dot, ok, qui controlla solo questo, però è come dire chiocciola nome punto campo, il nome dell'oggetto arriva qui, il campo arriva qui, ok, perfetto. Questo è molto manuale, forse un po' troppo manuale. Come l'approccio alternativo è fornire gli oggetti con uno, fornire i valori con un oggetto, che mi sembra anche abbia più senso. Dobbiamo configurare e associare l'oggetto con l'action producer, quindi item action, web stencil processor add var, ok, quindi lui qui sta andando a gestire l'azione, nell'azione sta andando a mettere il template nel web stencil e poi gli passa l'oggetto, il var, e poi mette handle da true, processor content. Ma quindi fa tutto in automatico, ma allora lo potrei creare anche a runtime, mi viene da dire. Oddio, cioè
Però scusa, qui fa un advar web stencil 1 content, è qualcosa che legge il contenuto e poi si rifà, oppure siamo sempre allo stesso? Vediamo i parametri, perché allora, quindi io potrei fare anche in un altro modo, potrei dire quando gestisci nel web module l'azione hello on action, qui io gli potrei dire metto questa pappardella qui, tanto l'oggetto si chiama uguale, quindi qui lui, ah ok, cambia l'object myObject, ok, dovrei avere un oggetto da passare, facciamoci un oggetto, una unit dove metto un customer.pass, ci metto type tcustomer, anzi class, ci facciamo prima tObject, grazie. No, adesso non sta facendo le bizze, come... Vabbè, sta roba ci sta, se non ci sta, però mettiamo... No, lasciacela che faccio così. Metto il... Aspetta. Property first name string read first name write first name property last name string read last name write last name, control shift c, mi metto anche le proprietà, toglimi sta roba qui e direi che ce l'abbiamo bene presente. Quindi vado qui, faccio alt F11, mi vado a includere la unit customer nell'implementation, quindi qui scriverò il customer create, mettiamoci, allora questa roba qui la commento giusto per l customer first name Mario, last name Rossi o Bianchi come quello di Mike Buongiorno, advar customer, gli passo l customer, questo true, che roba è? Und boolean true, ok, questo so già che cosa vuol dire, perché anche drag è al posto di Bianchi. Dai, mettiamoci Draghi ci sta benissimo. Questo true che è l'ond vuol dire io te lo passo e tu te lo devi gestire, cioè io non lo distruggo perché te lo devo passare, però nel momento in cui tu hai usato l'oggetto vallo a rilasciare. Quello che io non capisco a tutti gli effetti è questo. Allora, questo lo tiro via. È se questo content mi scatena qualcosa, cioè mi va a tirar fuori, produce il contenuto, cioè è agganciato, ah, è una funzione, ok, una funzione l'avrei chiamata get content, perché così sembra, ecco, così mi dà più l'idea di qualcosa che viene eseguito e produce qualcosa. Mi aspetto che generi e poi resetti, perché ogni volta se vado ad aggiungere questa variabile spero che se lo richiamo più volte. Quindi io qui potrei dire vado nel mio template, lo devo andare a cambiare, input lines, e lo chiamo, ci tolgo questa roba qui, ci scrivo benvenuto customer. Potrò scriverlo così in minuscolo camel case, oppure devo metterlo scritto bene, vediamo cosa esce fuori. Questa è la mia stringa customer, lo passo qui,
processor AND da true, boh, proviamo a lanciare, vediamo che cosa combina. Start, refresh. Benvenuto Mario Draghi nel demo, quindi secondo me la prende maiuscola minuscola, mi sa che is insensitive da questo punto di vista, che in realtà poi ci sta perché come sintassi, cioè Delphi lo è, quindi non vedo perché dovrebbe esserlo questo da un certo punto di vista. Il codice è finito da template, ma string crea un oggetto, lo registra come variabile con nome word, esegue lo script che va nel content property, il risultato è questo, e poi ti elimina anche l'oggetto, spero, confido. Facciamo una verifica, andiamo nel source, buttiamoci dentro un report memory leaks on shutdown, ci facciamo dire se ci sono dei memory leak. Start, refresh, stop, no, non si direbbe, quindi vuol dire che questo advar nel fare l'oggetto add on on object free, cioè c'è già un oggetto con lo stesso nome, lo toglie, lo tiene, let it go, will raise an error, ok, se ce n'è un altro lo elimina, ma quindi questo quando viene rilasciato, add var object nil create res, se è un dataset, se sono stringhe, se sono oggetti, ok, fa tutto il ragionamento. Quindi l'ultima cosa che ci rimane da provare, giusto per fare una panoramica almeno di questo componente, è il dataset. Quindi lui usa il client dataset, io uso la file document table, così lo testiamo anche con un altro. Load from file, abbiamo un po' di dati da cui forse nella cartella pubblica, documenti pubblici, Embarcadero, studio, samples, data, sono degli XML, ma questi mi sa che sono di packet, il pack del, boh, provo a caricarli, ma no, non sono nel formato giusto. Ci vuole il formato, questi però sì, field edit dataset. Oh, che bello avere l'editing integrato della griglia. Ok, ci sono questi dati qua dentro, quindi questo è il nostro dataset, lo chiudo. Ah, però se lo chiudo non ce li ho più. Va bene, lo lascio aperto, ma lui mi salva anche i dati, forse sì, forse no. Content, questo è il content della mem table, view as form, vediamo se ci sono ancora, no, quindi devo caricarlo a runtime, altrimenti sai che faccio così, ambarabaccio ciccocò, stai a vedere che ti fa, JSON placeholder, prendo qui un po' di users, prendo gli utenti, ok, e vado sul REST debugger, metto qui l'URL, faccio una send e mi viene giù questa roba in tabella, name, username, email, bla bla bla, copia i componenti, ok, chiudi, li incollo qui, così mi incolla la tabella, mi incolla il client, la richiesta, la risposta, l'adapter che mette i dati qui dentro, e qui dentro lo vado a buttare qui, quindi almeno abbiamo qualcosa per cui, quindi nel momento in cui io vado a chiedere ad esempio dammi, tra l'altro qui l'avevo commentato perché il template ce l'abbiamo già caricato, facciamo un'altra azione,
così non facciamo un'azione dove usiamo un altro web stencil processor 2, va bene. Events non ce ne sono, quindi ora quello che proviamo a fare è questo: creare una nuova azione. Cos'è che avevo preso gli animali? C'era una roba. Allora, web module, azioni, nuova azione, la chiamiamo animal action, la nota canzone animals. Ah no, scusa, questo va sulle users, user action. Il suo producer è questo qui, chiamiamolo user web user processor, così c'è un nome che lo distinguiamo. Quindi questo diventa il fornitore dei contenuti per questa azione. Quindi se io salvo tutto e compilo e lancio e faccio anche start, se vado qui nel mio demo, hello è sempre quello, continuo ad andare, qui c'è l'home page, se faccio users vedo, ah ok, dobbiamo sostituire il template, dobbiamo sostituirlo con quello che ci viene detto. Quindi qui dice, se tu hai un dataset puoi aggiungerlo come variabile, potremmo farci sopra un for each, chiocciola for each. Quindi io potrei fare una roba del genere, demo web stencil h2 utenti, potrei dire fammi una tabella con dentro un header, con dentro una riga, con dentro quante colonne mettiamo, facciamo 2 o 3, ok, ci mettiamo name, username e qualcos'altro, adesso non mi ricordo quali erano qui i name, username, email, ottimo, name, username, email, name, username, email. Quindi qui abbiamo il corpo della tabella, abbiamo tante righe, quanti sono i record del dataset, e abbiamo per ciascuno 3 colonne con dentro un po' di roba. Dovremmo mettere un po' di chiocciole. Allora, qui per fare, guarda, voglio anche esagerare, prima faccio anche la riga sotto con td, th, td col conteggio, col span 3 che si espande per 3 righe. Allora, qui devo fare il for each. Lui mi dice, per fare il for each scrivi for each, non lo chiamo dataset ma lo chiamo customers, e metto le graffe come dice lui. Poi lui dice ok, chiocciola loop, ah ok, chiocciola loop è la variabile che contiene il loop, ma se le faccio innestati, vabbè, passo alla volta, intanto è già molto se otteniamo questo. Quindi qui farò per questo loop, genero per ogni elemento una riga, e qui ci scrivo chiocciola loop.name, come si chiama la proprietà flat, name, username, email, loop name, chiocciola loop username, chiocciola loop email. Qua sotto ci posso metterci un, non il loop, ci metto un customers record count, questo non sono sicuro che funzioni, però secondo me mi scoppia, ma proviamo, copio ingollo, faccio ok e quindi ce l'abbiamo. Vediamo se questo produce un errore, se per caso lo lanciamo, faccio un run, non vado neanche in debug, provo a dare un refresh qui, devo startare il server, altrimenti
Customers record count, utenti, scrive un po' sì, un po' no, però fondamentalmente non scrive nulla, però non genera errori particolari. Quindi io dovrò dire che a fronte, ma non c'è un qualcosa anche che dica, ecco, before produce, così non devo gestirlo sull'azione, tanto questo produce, perché lui qui mi suggerisce di mettere questa roba nell'action item, ma io faccio diversamente, faccio un REST request, gli faccio fare la richiesta al server web che scarica i dati in JSON che vengono pompati nella tabella in memoria, quindi questo per il collegamento, questo fa la richiesta, i dati li mette qui, questo li passa al data adapter che li trasferisce nella tabella che deve partire chiusa, spenta. Quando questa si riempie, posso passarla al mio processo e tirare fuori le informazioni. Quindi scriverò, come dice lui, qui. Vabbè, lui fa l'open, io faccio la request. Ok, lo passa come un'altra variabile. Alla fine tanto è lui che web user processor add var customers, virgola, l'oggetto è il mio fd memtable. Vabbè, adesso lì posso anche cambiargli nome. Customer table, che è il mio dataset, customer table, e poi on object false, non glielo faccio distruggere perché ce l'ho nel allora, per ogni evenienza qui close, che siamo sicuri che si chiuda, tanto active uguale false, perfetto, close, a posto. Eseguo la richiesta, mi riempi i dati, lo passo, gli dico di non distruggere perché sennò mi va a rimuovere il componente. La cosa che faccio dopo è uguale a quella di prima, cioè gli dico ok, la risposta te la pigli. Sono convinto che si possa anche fare senza scrivere il codice, perché i componenti si possono associare l'uno all'altro. Quindi ti dico pigliati il contenuto da lì. Siamo nel before, perché siamo nel before produce, ecco perché lo metteva nell'azione, perché poi produciamo, vabbè, questo lo lascio qui, prima di produrre metto la variabile e nell'azione lo metto qui, non action, ci scrivo di prendere la roba da qui e handled uguale true, quindi non c'è bisogno di andare a valutare altri perché abbiamo gestito la cosa. Non ho idea se funziona o meno, dipende da quale dei due viene preso prima, secondo me, quindi forse andava sensatamente messo tutto lì come diceva lui, però vediamo. Una roba, sono troncate, ma è giusto che siano troncate, la roba della sono troncate perché non è configurato, mi fa i campi stringa, sì, perché sono troncate all'origine. Lui dovrebbe, questa è una questione di setting di questo, penso di questo baracchino qui, che usa string field size, esatto, type mode string only, va un attimo tarato perché crea i campi ma con la lunghezza sbagliata, quindi ha quel problema lì. Però ci siamo quasi, il problema è il record count, non gli piace, però mi viene da pensare che potrebbe essere quello semplicemente perché ho sbagliato la customer table, record count c'è. Quindi come mai non me lo stampa? Forse perché... Vediamo se non ho scritto sbagliato, customers record count, forse perché essendo il dataset, non è che forse però il dataset mi dà delle informazioni diverse, loop web stencil like following, dovrei andare a vedere quando si tratta del dataset che cosa va a iniettare dentro, perché l'oggetto probabilmente quel customers non è a tutti gli effetti secondo me il dataset, ma viene registrato in qualche altro modo. Fammi vedere,
se io vado qui, faccio un add e lui dice se è un dataset allora fai questa roba qui, bla bla bla, ok, cerchiamo in giro dataset, vediamo dove viene loop object. Qui sta loopando, sta tirando su le numerator, e quindi qui sta facendo effettivamente il giro, però ok, se invece next loop, ok, per fare quelli innestati, secondo me get evil scope, come faccio a sapere, yes, prova a tornare su. Qui sta cercando i nomi dei campi nel dizionario, quindi se un dataset fa sta roba qui, add error, ci deve essere in qualche modo la possibilità di recuperare, qui ci sono dei bookmark, quindi fa diverse cosine, come se un dataset, se in text, qui sta facendo la conversione per sapere come arrivare nel... web extension dataset scope, ok, qui c'è il wrapper che ti altrimenti si contano man mano che vengono estratti, poi si stampa il totale. Non so se riesco a farlo nello stencil, eh. Potrei contare, in realtà poi li potrei contare anche prima, se proprio il dataset me lo dà, cioè mi ci vuole effettivamente, mi sto, come dire, anche lambiccando per niente, perché a me basterebbe poi fare sta roba qui, count customer table, record count, e qui vado a usare count chiocciola count, e chi si è visto, mi viene da dire, cioè, anzi forse ha anche più senso ed è anche più, più chiaro. Devo convertirlo probabilmente in stringa, però mi viene da dire che dovrebbe funzionare. Adesso qui il var, questo cos'è, un object, ok, quindi ti devo dare, aspetta, add var, qui ti devo dare un oggetto, ti potrei dare un oggetto, che ti posso dare che puoi accettare, dovrei wrappare in qualche modo un strings, potrei usare strings, potrei dirti, puoi fare un add var del totale e stamparlo, ma qui vuole un object, quindi l'obiettivo è quello, però dovrei incapsulare il mio int in una, in qualcosa che sia un oggetto in questo caso, oppure gestire come nel processo il get value in qualche modo. Non ho altri, adesso sto cercando di capire, add init function, add error, content, input lines, sto cercando di capire se c'è modo, però almeno la stringa potevano degnarsi di metterla come stringa, proprio non me l'accetti, int to str già non me lo fa scrivere, quindi, perché effettivamente la stringa non è, però scusa, io potrei fare così. In realtà l'oggetto ce l'ho, tstrings, tstring builder, create, append record count. Adesso qui la sintassi, perché c'ho uno schermo, siamo un po' in, questo deve passare a true. Mi fai vedere un attimo la pagina web con i dati troncati. Sì, perché hanno tutti la stessa lunghezza, vedi, quando qui è più lungo, qui si accorcia, è quell'adattatore che da JSON passa al campo, che ha un default sulla lunghezza dei campi e te li tronca, gli devi dire di renderla dinamica, perché secondo me lui ha preso il primo, ha visto quanto è lungo e ha usato la stessa per tutti, quindi è stato un po', tu lo puoi forzare, anche i nomi, sì, i nomi hanno lo stesso problema, perché se tu
lui vede Brett e dice: ok, il campo è lungo 4, quindi ne faccio 4 per ciascuno. Questo è un default che però puoi cambiare. Comunque diciamo che già meno faccio così. E poi mi stampo count, non è che me frega. Count, ah no, scusa, count to string. Count, provo a lasciarlo così, vediamo, vediamo, andiamo per step progressivi, poi mi studierò un attimo se c'è un modo migliore di fare questa roba, ma ok, vedi che adesso gli ho dato un, come dire, l'ho un attimo un po' corretto e mi sembra che adesso ci stia, no, forse sta ancora tagliando, no, Jasper Info, adesso è corretto. Sì, non è molto formattata, diciamo che è un HTML che lascia molto a desiderare, però noi potremmo anche fare una roba del genere, eh? Facciamo un bootstrap, andiamo sul sito, abbiamo la nostra versione, glielo facciamo npm download, io gli dico guarda voglio dalla CDN, dalla Content Delivery Network, copy to clipboard. Qui, come chiedeva qualcuno prima, gli andiamo ad aggiungere, glielo facciamo caricare da fuori, faccio copia e incolla. Aspetta, va che lo chiudo. E poi ho visto che non ha scritto comunque nulla, quindi adesso ci vado a mettere anche i two strings. Però prima facciamo questo. Mi importo il foglio di stile e a quel punto quello che dovrei vedere, se do un refresh, una mazza, aspetta che, ma sta importando da qui? Sì, portarli importa, perché, ah però aspetta, no scusa, dovrebbe fare un minimo di formattazione, text plain del tipo mime, no sniff, bloccata richiesta multi origine. Donato dominio, ma che te frega, scusa, richiesta core, sono degli sha, corrisponde forse c'è un po' troppa, allora facciamo sta roba, type text. Questo in realtà non dovrebbe servire, secondo me sono questi qui che non sono aggiornati sull'ultima versione, però text JavaScript, roba, questione poi di lana molto caprine, quello che fai c'è quando importi dati della lunghezza prima riga, dati campi su quella lunghezza, quindi sì, cioè, però visto che adesso è solo un'opzione, se gli dici gli cambi l'opzione, te la fa correttamente. In alcuni casi ci può stare come tipo di, non lo vuole, non è che fa così poi solo su, perché Firefox a volte fa un po' le bizze, eh? Come, fammi provare qui, anche qui non lo scarica, probabilmente per lo stesso motivo. Possible blocket con origine very first tool, però scusa, CDN è fatta apposta per caricarli da fuori, perché mi hanno messo il blocco, non mi scarica proprio nulla, quindi sai che ti dico, just delete to your project alternative a different file because it means the file package manager package link, ci sono altri punti da cui potrei tirarlo giù, sus files, però cioè questo mi sembra molto strano da questo punto di vista, di solito si fa in poco. Quindi se lo scarico direttamente non mi dà grossi problemi, ma se lo scarico... Aspetta.
aspetta, questa è diversa o è uguale a quella di prima? No, è uguale. Boh. Niente, non riusciamo a formattare la tabella, ma poi mi importa relativamente, poi guarderò qual è il problema. Di solito la CDN è pronti via, quindi non dovrebbe dare grossi problemi. Magari hanno spento la localhost per evitare che venga usato in locale, non so, magari ci hanno ammesso qualche restrizione di qualche tipo. Qui il count non viene fuori, allora a questo punto se io sto passando quello ed è un oggetto, potrei fare toString. Ho il toString oppure ho forse toString, appunto. Quindi se andiamo a mettere qui un toString, io lo scrivo poi così perché mi sa di come dire di sintassi molto più programma, quasi JavaScript, mi viene naturale nel web vedere le cose. Vediamo se così funziona, così quantomeno andiamo contenti. Torna qua, no, mi scrive count to string, non gli è piaciuto molto tanto, però questo avrebbe dovuto funzionare. Vediamo se l'errore se riesco a farglielo digerire così, anche se effettivamente non è una proprietà, quindi potrebbe anche essere che ci sia bisogno di, in realtà diciamo che questo spesso è anche una questione un po' di, no, non ne vuole sapere, quindi devo trovare un altro modo per passare. Mi sembra strano che non abbiano previsto la possibilità di fare un count, però proviamo a infilare la dritta nel template. Non lo so se funziona in realtà, perché qui con la chiocciola io potrei fare riferimento solo a cose che porto dentro, mi viene da dire, quindi o forse c'è da lavorarci di più sotto. Questa è una cosa da, in un certo senso, da chiaro che io potrei anche decidere di fare una roba del genere, però mi sembra T-record count class, e qui ci scrivo public property value integer read value write value, e a quel punto saremo a posto, cioè vado qui. Però mi sembra strano dover fare una roba del genere. Qui ci scrivo T record count create, anzi lo potrei anche passare dal costruttore, anzi lo passo sicuramente dal costruttore, così faccio prima. Quindi qui vado a mettere un constructor create, qui sì, ci devi mettere value integer const se vogliamo. Questo va sincronizzato con quello sopra. Non mi trova il metodo perché ha una firma diversa, quindi devo, vabbè, poco male. Value punto uguale e value inherited create si può mettere, si può non mettere, tanto è ininfluente quando si reita da object, solo da object ovviamente, perché è implicito, la creazione dell'object viene fatta in automatico, quindi qui non dovrebbe andare più in errore. Gli lascio il true perché così mi distrugge l'oggetto, uno sì, l'altro no, è un po' un quindi andiamo a vedere se adesso il template, porca miseria, devo andare qui e scrivere count punto punto value, cosa scrivo, count punto value funzionerà, boh, in teoria dovrebbe funzionare, in pratica non lo so, vediamo. Start, adesso mi sono intrippato, quindi
10 è giusto, perché sono a tutti gli effetti, sono, lo so già, perché sono, se qui li contiamo andiamo da 0 a 9, quindi sono esattamente 10 utenti, quindi è giusto. Oddio, quel wrapper lì lo riutilizzo ovunque, poco sforzo alla fine se volesse gestirlo così, ma sono quasi sicuro che poi si riesca. Questo è un approccio molto manuale, secondo me c'è modo di, tramite l'engine, di lavorarci attorno per scrivere molto meno codice e fare molto meno cose, però qualcosina del template l'abbiamo visto. Alla fine, se devi fare loop, uno potrebbe dire vabbè, ma tipo in C Sharp con Razor è proprio C Sharp, potrei metterci del codice, aprire una connessione, però secondo me lì dentro non ci deve mai finire qualcosa del genere, perché fondamentalmente non ci deve essere della business logic, deve essere una cosa che non va testata, cioè deve essere proprio fatta per dire if allora metto questo, altrimenti, cioè non deve essere un qualcosa che esula dal avere quella micro logica che serve per stabilire ciò che va messo, che va messo, non messo, come va formattato, un loop per mettere giù, cioè una sintassi molto semplice, ma come engine, anche rispetto a Razor ce ne sono di molti più semplificati, tipo Spark ce ne sono diversi, template engine ce ne sono tantissimi, dove a volte sono proprio talmente sintetici nella scrittura che fanno poco e niente, ma è perché devono essere immediati, devono prendere quello che tu passi e andarlo a distribuire dentro quel template, ripetendo ad esempio in questo caso la riga della cella. Quello che hanno generato come testo vola fuori e siamo a posto. Ne consegue anche qui che, per come lo utilizziamo anche adesso, noi siamo noi che andiamo a chiedere il content al, cioè questa azione gli dici gestisco io e restituisco come stringa l'elaborazione del contenuto che faccio con lo stencil processor. Quindi se non fossimo un'applicazione web, non avessi nulla di tutto ciò, io creo questo customer, lo passo, mi faccio dare la stringa, potrei generare quella HTML per farci delle mail, per farci, potrebbe non essere HTML perché lui poi se ne frega il fatto che sia HTML, lui dice quando io trovo le chioccioline io vado a vedere che macro c'è e ti eseguo quello che c'è scritto. Poi dentro potrebbe essere righe di testo, potrebbe essere un CSV, cioè in effetti se poi quel testo lo carico da un database, ho reso dinamico, ho un template engine, quindi quello è il nome che tutti gli effetti si usa, perché fondamentalmente è quello. Yeah, abbiamo fatto veramente, veramente tardissimo direi, quindi torniamo nella nostra lobbies, volendo possiamo tirare su un po' l'audiofilo. E c'è qualcuno a cui potremmo fare un raidino molto molto veloce, ma questo perché con Raid si conoscono sempre gente interessante, si può dire, che sviluppa ovviamente mai nessuno, mannaggia, sempre solo io che a quest'ora no spegnila. Sviluppo software e giochi, no, niente da fare. In italiano ci sono solo io come al solito. Se tolgo l'italiano ne vedo diversi. Aspetta, ragazze che scrivono codice, development, React, disegno, questo è. C'è anche un SMR programming. Anche chi fa SMR con la, sono tanti ma non tutti di qualità, più di me direi, che però sì, non li conosco, fanno robe un po' strane. Questi sono tutti avatar, non si riesce neanche a vedere. Software engineers, vabbè, niente di altri, vediamo chi sta facendo qualcosa, c'è gente che fa robe assieme, un sacco di collaborazione, quindi una bella tastiera meccanica anni 90 e vai di SMR. E in effetti c'è qualcuno che sta no talking, quindi fa solo keyboard, e quindi in giro vedo chi c'è, chi non c'è.
Qui stanno giocando. Eventi speciali. C'è la presentazione di qualche videogioco, perché mi sembra che siano tutti impegnati in questo genere di attività, quindi potremmo raidare la tastiera meccanica, quindi stare in congiunto. Niente, sono proprio io e basta che a quest'ora che mi faccio, beh, prendo come un vanto, potremmo dire, quindi boh, andiamo a vedere qui che cosa sta facendo di bello. È che c'è lo spot React, TypeScript, Tailwind, Sockets, però mi sa che parla in spagnolo. Grazie Marco, buonanotte, forse riesco a venire a Modena. Oh, questa è una buona PlayStation, se non erro. Ah, l'evento di sì, col prezzo a cui hanno sparato. Io non sono un giocatore, non ho la PlayStation, ma col prezzo con cui è ricomparsa la chat, però dov'è? Tutta spostata, aiuto. Come mai sta tutta di qua? Adesso la rimetto al suo posto lì. Non so come mai sta così, però può essere per questo che non si vedeva. Boh, bah, è strano. Niente, dai, stasera. Ah, uno ce l'avrei anche. Se non sta andando a Nanna, che fa sempre i giochi, tipo simpatico, direi più o meno della mia età, quindi potrebbe starci. Niente, di nuovo, come sempre, grazie per la presenza, speriamo che sia stato utile. Rimanete un attimo per il raidino e noi direi che ci diamo appuntamento martedì prossimo, se va tutto bene, anche se giovedì c'ho il webinar, quindi potrebbe essere che è partito il break, maledetto. C'è The Snaky Crow che sviluppa in Go. The Snaky Crow che sviluppa in Go. Fa anche la rima. Aspetta, che lo cerco. Snaky Crow. Ah, ok, ho sbagliato a scriverlo. Che sviluppa in Go. Questo sarebbe già interessante da parla però in inglese. Writing in Go Coworking, quindi sta lavorando, sta facendo, non si capisce bene. Va bene, let it go, solo che l'audio è un eco da panico, niente. Andiamo da un'altra parte. Niente, via, facciamo un amico così, se non scappa, così facciamo una sorpresina. Se scappa, amen, che starà seguendo l'evento. Grazie di nuovo, come sempre, seguite il canale Telegram per gli aggiornamenti, visto che lì metto solo quelli. Indicativamente, direi, salvo imprevisti, visto che giovedì prossimo webinar dovremmo trovarci martedì, vediamo magari se dare un'occhiata ancora a queste cose qui, oppure se vedere altre cose. Adesso c'era l'altra cosa su Docker, su Linux, quindi potremmo unire le due cose, fare magari un deploy della nostra applicazione su Linux in Docker, così completiamo il cerchio, siamo abbastanza in linea. Preparo il raidino, vi do di nuovo la buonanotte e ci vediamo alla prossima live. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao 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 ciao. Aspetta che metto la scena dell'ending con il suo effettino sonoro e mettiamo la musichetta. Ciao, alla prossima, rimanete per il ride.